al di là del fatto che è una squadra giovane e questo sicuramente. I nostri sogni nelle vetrine in vendetta. Siamo veramente noi dentro lo specchio, ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buon pomeriggio e buon 8 dicembre, diretta stadio in questo orario desueto di venerdì, perché il Pescara gioca in anticipo la gara della 18ª giornata a Cesena, una giornata particolare, quella della cadetteria, con diversi anticipi, ben 4 in questo venerdì, 2 si sono già disputate. Allora io immediatamente vado a chiamare la regia dal nostro Maurizio Dagui, perché prendiamo contezza dei 2 pareggi che sono maturati nelle precedenti partite. Alle 12.30 si è giocata la gara tra Novara e Cremonese, finita 1-1 con la Cremonese in vantaggio alla fine del primo tempo con Scappini, ma poi in pieno recupero, quando la squadra di Tesser già pregustava la vittoria in trasferta, è arrivato il pareggio del Novara, peraltro con un autogol di Clayton Dos Santos. Poi alle ore 15 si è giocata un'altra partita che ha avuto quasi la stessa dinamica, è finita 1-1 con il vantaggio esterno, il vantaggio del Parma con un bellissimo gol di Gaudio, e poi è arrivato il pareggio a un quarto d'ora dalla fine, firmato dal solito Tremolada. Ternana, squadra specialista nei pareggi, il 7º consecutivo, dopo peraltro il pareggio a dir poco rocambolesco che era maturato sabato scorso all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara per 3-3. Le altre partite, beh, Cesena-Pescara ore 18, questa sera Spezia-Foggia, poi domani si ripartirà alle ore 14 con Salernitana-Perugia, poi alle ore 15 Ascoli-Entella, Cittadella-Avellino, Empoli-Carpi, Frosinone-Brescia e Venezia-Provercelli, e quindi alle 17.30 di domenica 10 dicembre il big match di giornata, quello tra Bari e Palermo al San Nicola. Al momento c'è il Parma in testa alla classifica grazie al pareggio di oggi, 29 punti per la squadra di D'Aversa, un Parma che sarà in testa alla classifica almeno per qualche ora, poi vedremo se manterrà il primato, difficile per la fine di questa 18ª giornata. Ecco qui la classifica, 30 punti per il Parma, 29 per Bari e Palermo che appunto si sfideranno domenica, quindi insomma vedremo se il Parma manterrà questa vetta, poi devono giocare anche Cittadella e Frosinone e via via tutte le altre. Io saluto qui in studio Paolo Sinibaldi, ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao Andrea, grazie dell'invito. E andiamo da Paolo Renzetti per le formazioni, ci sono delle novità, una in particolare nel Pescara. Allora Paolo, buon pomeriggio anche a te, sei circondato dalle luci dell'Orogel Stadium di Romanuzzi, c'è insomma la notte che incombe, ovviamente siamo nel periodo invernale, e di nuovo dunque buon pomeriggio. Grazie Andrea, buon pomeriggio da Cesena, 25 minuti all'inizio di Cesena Pescara, siamo all'esterno dello stadio Dino Manuzzi, quartiere Fiorita di Cesena, dove sono previsti questa sera all'interno dell'impianto cesenate circa 12.000 spettatori, dunque una più che buona presenza di tifosi per questa sfida molto sentita dai supporters di Cesena e Pescara. 500 saranno circa i tifosi presenti sugli spalti giunti dall'Abruzzo.
subito le formazioni. C'è una novità nel Pescara, riguarda l'attacco, perché non c'è Mancuso, invece giocherà al suo posto Nando Del Sole. Andiamo a vedere dunque i due schieramenti, partiamo dalla formazione di casa, il Cesena 4-4-1-1 per la squadra di Fabrizio Castori, con Fulignati in porta, Doncor, Esposito, Scognamiglio e Perticone in difesa, Vita, Cone, Di Noia e Dal Monte a centrocampo. Laribi sarà il trequartista, Yalov l'unica punta di ruolo. Per quanto riguarda la formazione di casa, andiamo a vedere anche la panchina del Cesena, panchina del Cesena che vedrà in presente proprio assieme al tecnico Castori, Agliardi, Melgrati, Mordini e poi Cascione, l'ex di turno assieme a Cone, Cone in campo, Cascione tra l'altro reduce da un infortunio in panchina, e poi Fazzi, Gliozzi, Moncini, Panico, Malè, Sbrissa, Setola e Rigione, Rigione ex giocatore del Lanciano. Andiamo a vedere la formazione del Pescara, abbiamo già detto della novità di Del Sole dal primo minuto al posto di Mancuso, per il resto torna in difesa, torna Coda al centro della difesa, anche perché Perrotta è squalificato, giocherà al fianco di Fornasier, e sulle fasce ci saranno Zampano e Mazzotta. Dunque questo il reparto arretrato del Pescara. Andiamo a vedere insieme dunque lo schieramento, l'undici iniziale deciso da Zeman: Fiorillo in porta, Zampano, Coda, Fornasier e Mazzotta in difesa, Valzania, Cesenate, Puro Sangue ed ex giocatore del Cesena. Dunque il ragazzo schierato dal primo minuto quest'oggi è nell'ultimo turno autore di una doppietta nella gara interna con la Ternana, avrà tanti validi e buoni motivi per fare bene nella sua città. Dicevo, centrocampo con Valzania, Carraro e Brugman, in attacco Benali, Pettinari e Del Sole. Andiamo a vedere anche la panchina del Pescara, numeri ridotti per quanto riguarda i giocatori, che sono 9 in panchina, con Antonino il terzo portiere perché Pigliacelli è infortunato, poi Crescenzi, Stendardo, Mancuso, Canutè, Elizalde, Capone, Cappelluzzo e Baez. Nel Pescara, Andrea, è praticamente assente una intera formazione, perché non sono disponibili, oltre allo squalificato Perrotta, Campagnaro, Selasi, Proietti, Ganz, Bovo, Balzano, Palazzi, Koulibaly e, come detto, Pigliacelli. Nel Cesena, Kupitz è squalificato, 3 giornate di squalifica per il giocatore cesenate, non c'è neanche Cacia, anche lui squalificato, e manca Schiavone, lungo Degente. Nella formazione romagnola dirigerà l'incontro il signor Nasca della sezione di Bari. A voi la linea e un saluto ovviamente a Paolo Sinibaldi in studio. E ci ha raggiunto anche Riccardo Clinco. Ciao Riccardo, eri finito nella morsa del traffico Silvarolo, vero? Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo. Sono arrivato un po' tardi causa le prime compere natalizie. Sì, poi Silvi negli ultimi tempi. Un saluto anche a Gaetano. È vero, è vero. Allora, io riparto proprio dallo studio. Sì, l'immarcescibile Gaetano. L'immarcescibile Gaetano. Paolo Sinibaldi, vuoi sollecitare Paolo lì all'esterno dello stadio? Sì, no, insomma, lui conosce bene un po' tutte quante le realtà, perché le segue proprio direttamente, no? Zeman ha parlato in conferenza stampa di un Cesena che bada soprattutto a difendersi per poi ripartire. È quello che farà secondo te, insomma, secondo quello che hai sentito anche lì nell'ambiente romagnolo oggi che gioca in casa? Ma Paolo, diciamo che non sarà un Cesena, per quello che crediamo, per quello parlavamo anche con alcuni colleghi, che andrà all'assalto del Pescara. Sicuramente la squadra romagnola giocherà in casa e quindi da un certo punto di vista cercherà anche di fare la partita. Dall'altra parte ci sarà il Pescara, che dovrà dare delle risposte importanti dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Sicuramente il Cesena è squadra, Paolo, lo dicono i numeri, non lo diciamo noi, che da quando è arrivato sulla panchina bianconera Castori ha fatto sicuramente dei progressi soprattutto sul piano dei risultati, e ricordiamo che nell'ultimo turno la formazione romagnola in 10 è andata a pareggiare sul difficilissimo campo del Frosinone, sfiorando anche la vittoria, che sarebbe stata, come hanno riferito le cronache, anche meritata. Dunque un Cesena sicuramente in forma, un Cesena in ascesa con Fabrizio Castori, e un Cesena che ovviamente cercherà
di far valere anche il fattore campo, perché gran parte dei punti conquistati dalla formazione bianconera in questo campionato sono stati ottenuti proprio dinanzi al pubblico amico. Vedremo come imposterà la partita il tecnico Castori, ma non crediamo che andrà l'assalto del Pescara, conoscendo proprio Zeman, il gioco di Zeman e anche la velocità di alcuni giocatori del Pescara, che potrebbero creare problemi alla sua squadra. Riccardo, Paolo, vuoi chiedere qualcosa? Paolo, ennesima formazione diversa, ogni settimana ci sono sempre dei giocatori nuovi. Stavolta c'era lo squalificato, questa volta... però lui ha cambiato un elemento in più al di là dello squalificato, perché non c'è Mancuso e c'è Del Sole. Esatto, non vorrei che si facesse troppo condizionare un po' da quanto dicono i giornalisti, che questa volta hanno criticato un po' Mancuso. Lui ha detto: aspetta che lo metto fuori e ne metto un altro. Ma spero di no, insomma. Paolo. Sì, diciamo che questa volta le scelte di Zeman sono state praticamente obbligate. C'è questa novità, Ghiotta, ne parlavamo all'inizio del collegamento, dell'impiego dal primo minuto di Del Sole, che non giocava una partita dall'inizio da molte settimane. Mancuso però ne aveva parlato anche Zeman ieri in conferenza stampa, correggimi Andrea se sbaglio, perché tu eri presente alla conferenza stampa di Zeman. Aveva parlato di Mancuso e aveva detto di questo giocatore che nelle ultime settimane aveva un po' smarrito, diciamo, la verve di qualche partita precedente, dunque aveva forse fatto già capire probabilmente di non voler far scendere in campo almeno dal primo minuto l'ex attaccante della San Benedettese, e dunque rispolverando Del Sole, che potrebbe con la sua velocità, ce lo auguriamo, creare dei problemi al Cesena, che è formazione esperta, sicuramente formazione più esperta del Pescara, soprattutto in difesa, con giocatori anche prestanti fisicamente, forse un po' lenti, come Scognamiglio e Perticone, e starà proprio a pettinare i compagni, cercare di creare problemi proprio alla retroguardia romagnola. Vuoi ancora proseguire? Però Paolo, non credi che se un giocatore anche qualche giornata non gioca ai massimi livelli e si ritrova in panchina, questo a livello psicologico, non sul giocatore ma sulla squadra, possa avere un ritorno non positivo, cioè di una mancata tranquillità dell'organico? Ma diciamo che sta nel, Riccardo, nella normalità delle cose andare in panchina, quindi voglio dire, anche Mancuso, diciamo, probabilmente sa che nelle ultime settimane non ha reso come ci si aspettava, forse il giocatore sta pagando anche i problemi fisici che aveva avuto nella primissima parte di stagione, ricordiamo che non era stato utilizzato, e anche prima dell'inizio di campionato il giocatore milanese aveva avuto dei guai fisici che evidentemente avevano un po' condizionato anche l'ultimissima parte di preparazione. Il giocatore forse adesso sta un po' pagando quel periodo iniziale contrassegnato da qualche contrattempo. Io non credo che ci sia e ci possa essere un problema psicologico per Mancuso nell'andare in panchina almeno inizialmente, poi potrebbe trovare posto anche a gara in corso oggi a Cesena. L'importante, l'augurio, è che Mancuso ritrovi, diciamo, la vena di qualche partita fa e anche la via del gol, perché nelle ultime partite Mancuso è andato a se la memoria non mi inganna, è andato a fallire delle occasioni da rete a tu per tu col portiere, che probabilmente in altre occasioni, in altre circostanze, non avrebbe sbagliato. Senti Paolo, prima di congedarti, perché ti dobbiamo dare modo di salire in tribuna stampa, sarà quello di Cesena Pescara un confronto di stili, anche se entrambi gli allenatori vogliono un calcio piuttosto immediato e verticale. Certo, non dovremmo vedere un calcio palleggiato, perché non lo vuole Zeman, ma non lo vuole neanche Castori. Certo, Zeman vorrebbe un baricentro molto alto, una difesa alta, Castori invece è uno che predilige una difesa più bassa, atteggiamento più attento, ma comunque poi teso a ripartire immediatamente. Sarà dunque un confronto di stili? Prevedi un Cesena da subito aggressivo, o invece sarà il Pescara a menare le danze secondo te?
Io credo che il Pescara cercherà di fare la partita, anche se il Cesena, giocando in casa, avrebbe tra virgolette l'obbligo di far valere proprio il fattore campo. Credo anche che il Cesena giocherà con grande aggressività, perché l'aggressività è la qualità, diciamo, maggiore che il tecnico romagnolo riesce ad imprimere e ad impartire alle sue squadre e ai suoi giocatori. E Pescara dovrà stare attento proprio a questa aggressività del Cesena, che con giocatori esperti potrebbe indurre in qualche intentazione, in qualche peccatuccio i giovani del Pescara, soprattutto i giocatori più giovani. Dunque, da questo punto di vista sarà importante ribattere con la stessa aggressività, se possibile, proprio a quella verve che il Cesena cercherà di mettere in campo, soprattutto ad inizio di partita, proprio per lanciare un segnale, un messaggio al Pescara. Va bene Paolo, grazie per ora, ti diamo modo di salire in tribuna stampa, ci risentiamo. Perfetto, tra poco, a voi la linea. Tra circa 10-12 minuti in collegamento solo audio per la cronaca della partita e giriamo dunque un po' questi temi di discussione agli ospiti in studio. Riparto da Paolo, intanto è stata enfatizzata dai giornali questo oggi una frase pronunciata ieri da Zeman. In realtà lui ha parlato diffusamente dell'argomento, ha detto abbiamo ancora delle barriere mentali che sono in parte un retaggio dello scorso anno, probabilmente non sono riuscito a entrare nella testa dei giocatori. Sono parole per le quali ci si può preoccupare, Paolo, o no? Perché molti hanno detto: se non sei entrato, mister, nella testa dei giocatori e stai lavorando con questa squadra da luglio e con quelli della vecchia guardia anche da febbraio scorso, forse qualche preoccupazione viene, no? Al di là dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, sono estremamente deludenti nell'ultimo mese, mese e mezzo. C'è da preoccuparsi, certo c'è molto da preoccuparsi, perché le barriere mentali ci sono, ma sono anche barriere di altro tipo, di altra natura, barriere di ordine tattico, intanto perché finora la squadra non ha minimamente recepito o solo in minima parte la mentalità a cui eravamo abituati quando parlavamo di Zeman, e mi riferisco a 5 anni fa. C'è da preoccuparsi perché in genere Zeman riesce quasi da subito, non dico a ottenere risultati, ma a imprimere quello che lui vuole in termini di proposizione. La squadra questo non ce l'ha. Certamente ho sentito anche enfatizzare in maniera positiva il primo tempo contro la Ternana. Ci sta, ma giocavamo contro un avversario molto debole sulla carta, ma lo dice anche la classifica. La stessa cosa quando abbiamo vinto piuttosto nettamente contro la Provercelli, è stato un volere enfatizzare certamente qualcosa di buono che si è fatto, ma contro una squadra oggettivamente debole. E allora il discorso è che dobbiamo preoccuparci, perché non abbiamo ancora capito, ma forse lo capiremo oggi o forse lo capiremo tra oggi e la partita prossima contro l'Ascoli, di che cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando di una squadra che può puntare ancora a qualcosa o che realmente deve evitare soltanto i play-out. Riccardo, su questo argomento? Guarda, mi viene un po' da sorridere, perché stiamo ancora a questo punto, che siamo quasi a Natale, a vedere se questa squadra capisce gli schemi di questo genio, di questo attacco, di questo gioco, che nessuno, a questo punto mi domando anch'io, ma che gioco cosa vuol dire? Ma che cosa c'è da capire? Il gioco del calcio non l'inventa né Zeman, non l'invento io, non l'inventa Mourinho, non l'inventa nessuno. Il gioco del calcio è uno ed era finalizzato a fare gol e a vincere una partita. Ora, ci sono giocatori, ho sentito dire questo giocatore zemaniano, questo giocatore meno zemaniano. Non esistono giocatori zemaniani o giocatori non zemaniani. Esistono giocatori che applicano o non applicano un tipo di gioco.
Sentendo la conferenza stampa, scusami, l'intervista è stata fatta allora, proprio da Paolo. Zemagnano si può intendere, giocatori sì. Che sono propensi a sviluppare perfetto. I concetti di gioco cari a Zeman. Sì, ma i concetti di gioco cari a Zeman, allora, o lui è diventato... No, uno dei concetti supremi è avere la difesa molto alta sì. A ridosso della linea del centrocampo. Perfetto. Quest'anno il Pescara, che ti un porta... principio del genere, non l'ha mai messo in campo. E come mai? Poi avere la squadra estremamente corta. Perfetto. E questo Pescara non mi sembra che abbia le sembianze di una squadra che in campo ha una distanza tra la linea difensiva e il centravanti sui 30 metri, non mi pare anche proprio. 40. Ecco. Quindi insomma, quando si intende, quando si dice il giocatore Zemagnano, vuol dire avere un giocatore che abbia la propensione e le attitudini perfetto. A sviluppare i concetti di gioco di Zeman. Perfetto. Però io ritengo che al di là di quello che tu dici che è giusto, un giocatore o gioca bene a calcio o non gioca bene, nel senso che voglio riprendere l'intervista stata fatta al direttore sportivo Leone, il quale ha detto quello che sto dicendo io e mi trovo d'accordo. Ci sono giocatori che vogliono applicare questo modulo e giocatori che non lo vogliono applicare. Questo è il concetto, perché Zampano sulla fascia corre, non possiamo negare che corre, quindi lo possiamo definire un giocatore zemaniano? Sì, allora perché si alterna con Trescenzi che è un giocatore zemaniano? Sì, perché è un giocatore che corre. Balzano è un giocatore zemaniano, caspita, ha giocato già con lui, ma allora chi dei quattro, chi non è, scusami, sì. Chi non è giocatore zemaniano? Mazzotta è titolare fisso, allora io... Perché ecco, Mazzotta secondo Zeman ha i tempi di gioco che vuole lui. Ho capito. Dalla parte opposta Zampano e Crescenzi. Allora, forse Crescenzi è quello che si applica meglio, ma Zampano esatto. È quello che ha maggior talento. Perfetto, fantastico. Ecco perché c'è questa alternanza. Quindi, secondo me, sta diventando un professore universitario, nel senso che qua siamo a livello di tesi universitaria, cioè qui diventa veramente un problema. E abbiamo analizzato la difesa. Se poi analizziamo il centrocampo, non andiamo più a casa, perché ci vabbè, sono... Vabbè, ora il centrocampo non ha molte alternative. Sull'attacco, quattro... poi figurati, abbiamo sei giocatori per tre ruoli. Adesso, a parte, non dico gli scherzi perché lo sto scherzando, ma sto dicendo cose sensate, ma a parte queste cose un po' di ilarità, voglio dire, io credo che o la squadra diventa compatta e gioca con un lungo obiettivo o abbiamo dei problemi. Il problema è che le partite migliori che abbiamo fatte, le abbiamo fatte applicando un gioco non zemaniano. Perché questo è il concetto, perché noi abbiamo vinto a Parma giocando tutti dietro e noi sulle ripartenze, mi sembra che non sia un gioco zemaniano. Abbiamo vinto a Carpi nel medesimo modo, siamo stati attaccati e abbiamo vinto sulle ripartenze. Abbiamo adottato lo schema di Zeman, forse a parer mio tre mezzi tempi in 16 giornate, tre mezzi tempi che si è visto quel soprattutto Pescara, all'inizio. Soprattutto all'inizio, quel Pescara zemaniano. Io invece ritengo il fatto che ci sia qualche problema, forse di fondo, che cerchiamo, e con oggi sono d'accordo con Paolo, con oggi e con settimana prossima sicuramente deve emergere queste cose, perché se noi oggi non vinciamo e non vinciamo domenica con l'Ascoli diventa con veramente Novara. Un problema. Come? Col Novara. Con Novara, scusa, e poi con l'Ascoli. Poi Ascoli. Poi Ascoli. Cioè da qua a Natale noi ci giochiamo tutto il campionato, a quel punto possiamo vedere se siamo una squadra da play-out, da play-off o da promozione diretta. E allora Paolo, è un problema di applicazione del gioco zemaniano o c'è un condizionamento, soprattutto per la vecchia guardia, un condizionamento un po' più profondo, un po' la paura di vincere le partite, questa scarsa abitudine a vincere che la vecchia guardia ha collezionato lo scorso anno, in parte si rivede in questa stagione, tanto che delle partite che il Pescara vince 2-3-0 poi non le porta a casa, è un Pescara che viene rimontato e che non rimonta, e allora forse c'è un condizionamento ancora più profondo? Sì, non è esattamente quello che mi hai chiesto tu, però sì, c'è il condizionamento più profondo, ma in questo senso, cioè quello che secondo me quando uno dice che la verità è in mezzo, d'accordo, diciamo una banalità, però insomma ci può stare, perché un po' secondo me non riesce a farsi capire Zeman con questi giocatori, e un po' ci sono giocatori che palesemente non lo seguono, e quindi insomma... Tant'è che anche la dirigenza ha fatto capire che
se mai dovesse restare Zeman in sella ancora fino a gennaio, perché non lo sappiamo, non sappiamo da qui a gennaio che cosa succederà, e allora ci sarà una rivoluzione anche in termini proprio di cessioni, anche i illustri si sono fatti i nomi. Zampano, ad Benali. Esempio, Benali o Benali che dir si voglia, Pigliacelli va bene che è il portiere, Ganz, ma ce ne sono tanti, no? La lista era di almeno 10 giocatori. Questo equivale a una vera e propria rivoluzione. Giocatori che o non hanno capito o non vogliono capire, ma di fatto non stanno seguendo quello che è il tipo di gioco che si vorrebbe fare. Ora, c'è anche la responsabilità, mi sembra a questo punto abbastanza chiara, dell'allenatore, perché dopo tante partite, se tu non sei riuscito quasi minimamente a farti capire, vuol dire che forse la verità è nel mezzo, ma la verità è spostata leggermente a 51 dalla parte tecnica e 49 dal fatto che i giocatori non lo seguono. Le scelte di formazione, due novità. Una forzata, non c'è Perrotta, rientra Coda dopo l'infortunio patito alla Spezia e, se vogliamo, questo è un cambio naturale. La novità è in attacco, non c'è Mancuso e gioca Del Sole. C'era anche l'opzione Capone, in quel caso Benali sarebbe stato spostato sulla destra e Capone a sinistra. E invece viene rilanciato Nando Del Sole, anche su queste scelte di Zeman, e poi chiaramente Mazzotta che ritorna titolare dopo il turno, diciamo, di riposo, visto che aveva sempre giocato. Come leggi queste scelte, Paolo? Del Sole credo che sia un po' alla prova del 9, no? Anche se un ragazzo che comunque abbiamo spesso visto giocare in quella posizione, ma noi sappiamo che lui in primavera non giocava in quella posizione, diciamo, è un po' una prova del 9 per questo ragazzo, perché anche di Del Sole si è parlato in prospettiva a gennaio, cioè che potrebbe anche essere ceduto già a gennaio. E questa è una prova importante per un ragazzo che è giovane, come sarebbe stato ovviamente nel caso di Capone, che comunque invece mi è sembrato un po' più convincente nelle ultime settimane. Mancuso ci può stare, sta accusando sicuramente un po' di stanchezza, un po' forse anche di eccessive aspettative su di lui, perché non dimentichiamo che qui parliamo di una Serie B e parliamo di un Mancuso che comunque ha giocato con la San Benedettese l'anno scorso, quindi non bisogna esagerare con paragoni estasiati. Per il resto permangono gli equivoci tattici, perché Del Sole non è quello il suo ruolo, diciamo, da cui proviene. Benali assolutamente non è un attaccante che continua a giocare da attaccante, e poi tutti gli altri equivoci. Non mi sembra che ci siano più equivoci tattici delle altre settimane, vedremo. Sul messaggio il tifoso diceva: Benali e Del Sole vogliono la palla sui piedi e non sulla corsa, non sono adatti a Zeman. Benali sì, è un centrocampista, però Benali è un centrocampista, esatto, tra l'altro, ecco, lì volevo arrivare. Del Sole non nasce esterno d'attacco inteso in senso da 4-3-3, stavo per dire in senso zemaniano, diciamo da 4-3, però è un giocatore, un 98, su cui comunque si può lavorare per portarlo a lavorare e a esprimersi con determinati presupposti. Sulle scelte di formazione, Riccardo, voglio sentire anche te. Infatti innanzitutto voglio rispondere a un messaggio che era antecedente sul telespettatore che ha scritto di Capone, che stava facendo bene e che da due o tre settimane non gioca, è vero. Però sai, magari voglio risponderti, ma vado anche, non lo so, magari ha dato una battuta che al mister non è andato bene e lui caratterialmente, per come è fatto, l'ha messo in panchina. Non escludiamo queste cose di questo uomo che comunque vuole una determinata disciplina. Magari Capone, ma sto inventando, ha detto: mister, sono stanco, benissimo, panchina tre settimane. Anche perché mi è stato detto da più di una persona: ma tu con Zeman sei molto duro in televisione. Ma io non è che sono duro con Zeman, io non faccio nient'altro che leggere quello che vedo e dire la mia opinione. Faccio un esempio: Baez
è stato messo in campo a un certo punto del campionato, dimenticato. Canutè è stato messo a un certo punto in campo, dimenticato. Ogni tanto vediamo qualche giocatore. Elizarde è stato fatto entrare, poi addirittura ha convocato Stendardo, quindi... Cioè, ci sono... Ieri Zeman su Elizalde ha fatto... Non dietro fronte, perché non era mai troppo avanzato, però si pensava che, siccome nell'ambiente si parla molto bene di Elizalde, si pensava che Zeman, molto propenso a lanciare i giovani, potesse dargli un'opportunità. Invece ieri ha detto che proprio ha fatto intendere che non è pronto. Esatto. Però lui non sta giocando neanche con la primavera. Lui non è pronto. Gantz non può giocare perché la squadra non supporta il gioco di Gantz. Cioè, ci sono un po' troppe cose che... Per uno come me o come noi, che guarda in maniera settica e giudica una partita, una conferenza stampa, ci sono tante cose che onestamente non quadrano. Tutto qua. Anche perché poi non siamo supportati da quelli che sono i risultati. Ma la mia domanda, che voglio fare così, sì, a livello... Poi dobbiamo andare da Paolo. Sì, scusami, provocatoria, è questa. Ma con questo organico, che per me è forte, lo dico prima... E un altro allenatore, saremo in questa condizione o avremo qualche punto in più o qualche punto in meno? Questo è quello che io mi domando, perché questo organico è un organico, a mio avviso, molto forte, e lo conferma il fatto che tanti giocatori che sono stati via da Pescara, e faccio un nome solo, Tristante, fuori da qua è un fior fior di giocatore. Dobbiamo andare da Paolo per il fischio d'inizio e per le prime, per i primi minuti, i primi due minuti di partita. E dunque linea a Paolo Renzetti. Paolo. Tutto pronto per l'inizio di Cesena Pescara, gli ordini del signor Nasca della sezione di Bari, gli assistenti sono i signori Formato di Benevento e Capaldo di Napoli, quarto uomo il signor Piscopo di Imperia Pescara, che batterà il calcio d'inizio di questa partita, che attacca dalla destra alla sinistra della nostra postazione di tribuna, dunque sotto il settore di Curva Nord. Gara iniziata in questo istante, dove dicevo settore di Curva Nord si trovano i tifosi del Pescara, circa 500, subito in avanti la formazione biancazzurra che manovra sul settore di destra proprio col Malzania, il tiro di Malzania, pallone in area di rigore che schizza dopo un rimpallo, non riesce ad agguantare la sfera Benali, subito il rinvio del portiere della formazione romagnola Fulignati, con il Cesena che si porta in avanti, perde però il pallone, controllo errato di Di Noia, sfera riconquistata dalla squadra guidata da Zdenek Zeman, perde però la sfera Brugman, subito il contrattacco del Cesenaio, ancora un lancio di Di Noia con la mira però non delle migliori, e dunque il Pescara che ha recuperato il pallone, che si porta in avanti sul settore di destra, attacca la squadra in maglia verde e Brugman, il servizio per Coda, poi il lancio per Benali, costretto a dare all'indietro il pallone a Brugman, il servizio sbagliato di Brugman che intendeva servire Mazzotta, recuperato il pallone dal Cesena con un lancio di Dalmonte per Cone, ancora Cone in possesso di, anzi Jallov in possesso di palla, entra in area, si gira, poi serve un compagno in area di rigore, il tiro e il pallone che finisce sul palo. Cesena ad un passo dal vantaggio. Mi pare l'abbia toccata questo... Fiorillo, Paolo, mi pare. Sì, forse l'ha toccata Fiorillo, è stato, mi è sembrato, vediamo il giocatore che ha colpito il palo, ma attacca ancora il Cesena. Inizio davvero da brividi per la formazione biancazzurra con questo palo clamoroso. Il giocatore che era stato servito da Jallov, che si era involato sul settore di destra, era stato lanciato sul settore di destra e è andato a colpire, se non mi sbaglio, Dalmonte. Andrea, non so se penso voi sia lui, avete... ma ancora vediamo l'azione al replay. Penso è stato probabilmente Dalmonte all'interno dell'area di rigore, tutto solo, ha calciato quasi a botta sicura con Fiorillo, che probabilmente ha toccato il pallone, è schizzato sul palo, ma per il Pescara un brivido grandissimo, e incredibilmente Dalmonte lasciato tutto solo in area di rigore biancazzurra. Ora c'è il contrattacco del Pescara, ma ancora Del Sole che tocca il suo primo pallone, siamo sulla tre quarti, ancora Del Sole, osservo schieramento dei compagni all'indietro per Brugman, ma viene rallentata la manovra del Pescara. Dunque, quando siamo giunti al terzo minuto nel corso del primo tempo, allo stadio Manuzzi di Cesena 0-0 tra Cesena e Pescara, ma Cesena pericolosissimo al primo con un palo colpito da Dalmonte, attenzione, c'è il Pescara in avanti, ancora un pallone toccato, c'è una deviazione
la deviazione sulla conclusione di Zampano è stato però la deviazione è stata di Pettinari, pallone sul fondo, non c'è dunque calcio d'angolo, ma rimessa per il Cesena, terzo minuto, dicevo 0-0 in terra di Romagna. Linea allo studio. Eh sì, mi pare proprio Dal Monte, mi pare che ci sia stato un tocco decisivo di Fiorillo. Dal Monte ha avuto tutto il tempo per calciare. Sì, Fiorillo l'ha toccata ed è una gran parata, una parata decisiva. Dunque 60-70 secondi, Paolo, è subito un brivido clamoroso corso dalla difesa, ma tra molte virgolette, del Pescara. Una voragine qui per Dal Monte. Sì, è l'ennesimo miracolo di Fiorillo, che anche in altre partite aveva in qualche modo mascherato certe carenze, perché Fiorillo, da quando sta giocando al posto di Pigliacelli, credo che abbia fatto soltanto un errore sul calcio di punizione e poi il gol che abbiamo subito a Empoli. Per il resto ha fatto solo grandi partite. Sono trascorsi troppi pochi minuti per poter dare un giudizio, meno di 4 minuti, però se qualcuno pensava, come stavamo dicendo anche noi nel prepartita, ma che partita farà il Cesena, e qualcuno poteva pensare a una partita attendista della squadra dei Castori, se dovessimo fermarci a questi primi 4 minuti, no. Però insomma è troppo presto per dirlo. Di sicuro, se dalla panchina del Pescara si fanno sentire per dare un'immediata registratina alla fase difensiva, non sarebbe male. Beh, qui difesa del Pescara tratta, come si direbbe nel basket, sul lato forte dal pallone e sul lato debole una voragine che Dal Monte ha sfruttato. E poi non so se sia più merito di Fiorillo, che comunque ha tanti meriti, non so se sia più il merito di Fiorillo o se ci siano dei demeriti anche di Dal Monte, che non è che abbia calciato male, ha mirato, ma Fiorillo probabilmente ha intuito le intenzioni di Dal Monte ed è andato con la mano a smanacciare quella palla mandandola sul palo, altrimenti era il vantaggio del Cesena. Riccardo, santo Vincenzo Fiorillo ha fatto un paratone, anche perché a freddo la prima parata, fare una parata su un giocatore lasciato completamente da solo in mezzo all'area è stata molto difficile. La sua parata è stata determinante sul deviare la palla sul palo, e se non eravamo già sotto di un gol e sarebbe stato veramente un problema. Quindi santo Vincenzo Fiorillo, gli pagherò da bere appena lo vedo, perché senza quel tocco andava dentro. Senza quel tocco andava dentro sicuro. E comunque ecco una perché partita... non mi sento di dare così tanti demeriti a Dal Monte. No, Dal Monte ha calciato. Però è Fiorillo che ha intuito le intenzioni di Dal Monte, probabilmente. Sì, è stata veramente una parata di Vincenzo molto... veramente, tra l'altro a freddo è difficile fare una parata del genere, perché sai, è entrato appena in campo, una parata su un uomo lasciato da solo. Comunque, l'azione precedente ha messo in evidenza anche le capacità di questo centravanti molto mobile, Lamin Jallov, come insomma vogliate pronunciarlo, attaccante gambiano che attacca benissimo la profondità, sempre in movimento, è un giocatore che sa fare gol, ma è un giocatore che si sa appunto talmente muovere che mette in condizione anche i compagni di andare in porta. È sì. Una squadra come questa che vive molto sulle folate degli esterni, eccolo, e anche qui, eccolo qui, sì, un'altra azione sua con la chiusura di Fornasier, un giocatore come lui che è capace di mandare in porta gli esterni, ma anche il trequartista Laribi, che è un giocatore essenziale in questo 4-4-1-1 di Castori, sarà un giocatore da tenere d'occhio. Ma perché guarda, può fare male. Hai fatto tu i nomi, perché questo attaccante Gambiano, sì, Jallov è molto pericoloso, l'ho dimostrato anche adesso in queste prime azioni, perché è veloce, perché è forte fisicamente. E poi credo che Zeman tema molto, lo ha detto, lo ha fatto capire, ma insomma credo che sia uno dei giocatori più rappresentativi del Cesena, che è Laribi, no? E quindi bisogna fare sicuramente molta attenzione a lui, perché è un giocatore sgusciante. Laribi è un bel giocatore. È un bel giocatore, no? È un giocatore che poi gioca in quella posizione che, sai cos'è il trequartista, non tutti giocano col trequartista, questo è un trequartista, Laribi, quindi facciamo attenzione a lui molto. Eppure, a proposito di giocatori Zemanian e non, Laribi ha giocato nel Foggia di Zeman prima che Zeman venisse a Pescara, e in quel Foggia c'erano Cone, Romagnoli, Insigne, e c'era anche Laribi, che poi ha avuto uno sviluppo della carriera tale per cui adesso
fa la seconda punta barra trequartista. Ieri Zeman ha parlato molto bene anche di Larivi, che ripetiamo nel modulo di Castori ha un ruolo assolutamente cruciale. A proposito, Riccardo, Walter Zenga è il nuovo allenatore del Crotone. Puoi commentare questa cosa tu che... Beh, sono contento. Lo Moragno ti ha fatto tante volte sognare. Sono contento per Walter, perché Walter è stato per un paio d'anni il portiere più forte del mondo. Infatti è stato anche premiato battendo Predom per due volte consecutive al premio del portiere più forte del mondo, che ogni anno viene fatto sull'estremo difensore. E come allenatore devo dire che Zenga lo sei ricacciato pure Predom. Predom, sì, lui più di una volta Predom è andato secondo. Sai che io mi ricordo primo. Anche l'altro portiere belga, Jean-Marie Paf. Jean-Marie Paf, ti ricordi? Sì, mi ricordo, ex Bayern Monaco. Sì. Ex Bayern Monaco. Grandi portieri, No, sì. Lo dico perché era quello che erano sempre in lotta in due tra Zenga e Predom. Dasayev, è vero. Della Unione Sovietica, allora. Però diciamo che l'uomo ragno per quegli anni come portiere devo dire è stato molto forte. Come allenatore, insomma, nella Sampdoria non ha fatto molto bene, aveva fatto bene in Romania. Trotone per me quest'anno è una squadra che può salvarsi. Lui come tipo di gioco ha le caratteristiche, perché non è tanto un offensivista ma più un difensivista, quindi credo che non sia una buona scelta. Comunque sicuramente Zenga è un altro che a livello caratteriale secondo me dovrebbe lavorare un attimino, perché fa le sue esternazioni in televisione però è da vedere, insomma. Se devo dirti, allora, se preferisco lo Zeman giocatore o lo Zeman allenatore, lo preferisco lo Zeman giocatore. Zenga, scusa. Perché no, è sempre Zeman. Qui mettiamoci anche io, c'ho Zeman nella testa, perché mentre parlo con voi sto seguendo ci dico anche di Schumacher. Cioè, allora dobbiamo metterci anche Kahn, perché sì, no, scusa, sì, poi te ne vengono in mente tanti, Oliver, no? Kahn, Joel Baez. Posso dire soltanto onore a Davide Nicola, lo so, sì, che non c'entra niente, sì, con il nostro campionato. Onore a Davide Nicola, perché di gente seria, concreta, che rinuncia ai soldi per difendere la propria dignità, soprattutto nel calcio dove i soldi sono tutto ormai, ci sono pochissimi allenatori che si comportano in questa maniera. Quindi onore a Davide Nicola, vada come vada il Crotone, ma onore a lui. Qui esce soprattutto a testa alta in un contesto nel quale lui ha compiuto un'autentica impresa. Nessuno, esatto, si può permettere di non rispettare i ruoli in nessun ambito. Certamente nel calcio sono molto più tutelati rispetto ad altri lavori, però comunque non esiste che un dirigente importante entri all'intervallo di una partita altrettanto importante e detti le sue condizioni tattiche. Non esiste una cosa del genere, soprattutto dimettendosi. E quindi la bella cosa rinuncia è ai che... soldi. Esatto, rinuncia ai soldi. Mi piacerebbe che tanti allenatori... Puoi rispondere a questa domanda. Finisci il concetto, poi rispondete a questa domanda e poi torniamo, sì, da Paolo. E che gli allenatori che, come Nicola, sono degli uomini, rinunciano e dicono: beh, io non sto facendo bene, mi paghi fino a quello che ho fatto e rinuncio. Invece vediamo sempre più che gli allenatori, anche se fanno male, anche se hanno i tifosi contro, anche se la società, non si dimettono unicamente per una questione economica. Ecco, io cambierei il contratto agli allenatori, che non glielo darei più a stagione, glielo darei a mese. Ogni mese ti pago se ti va bene, e se no ne prendo un altro, perché non è neanche giusto che le società che puntano sull'allenatore che poi non fa bene debbano continuamente a tenere a libro paga allenatori che non servono. Questo vale per il Pescara e vale un po' per il mondo del calcio. È dura, è dura. La domanda? No, l'ha fatto il telespettatore. Fantacalcio, ha detto il nostro amico da casa, cosa deve accadere affinché venga esonerato Zeman? In realtà non è fantacalcio, perché una settimana fa Daniele Sebastiani, prima di Pescara Ternana, si è seduto al fianco di Zdenek Zeman, proprio per togliere quelle voci che c'erano, perché la posizione di Zeman non è particolarmente salda. Dunque non è tanto fantacalcio, è un tema anzi piuttosto attuale. Ecco, in che modo, io cambio un po' la domanda, in che modo Zeman può rischiare il posto? Cosa deve accadere affinché questo evento dell'esonero possa materializzarsi? Non che noi ce lo aspettiamo, attenzione. Però la posizione di Zeman non è particolarmente salda, ecco,
quali sono i fatti che possono portare a una decisione del genere? Beh, guarda, sono solo i risultati, cioè se fosse arrivata la sconfitta contro la Ternana, la partita poteva essere già fatale, così come se oggi dovesse esserci una prestazione pessima del Pescara, ci potrebbero essere delle novità. Io credo che ragionevolmente tutto questo, se accadrà, perché noi non sappiamo, se accadrà, potrebbe accadere entro Natale, considerando che... Perché poi bisogna scegliere una strada per fare il mercato. Sì, considerando che il Pescara, ovviamente, come è normale che sia in questi casi, prova a tutelare l'allenatore, e la settimana scorsa si è seduto il presidente Sebastiani a fianco di Zeman per cercare di infondere tranquillità, però d'altro canto i direttori stanno sondando altre strade. Riccardo? Ma credo che il presidente faccia bene a difendere il proprio allenatore come responsabile, il presidente della squadra e tutte le persone che sono sotto di lui vanno difese, e quindi lui è giusto che si metta sulla panchina, sulla scrivania e chiarisca in maniera molto, molto, molto semplice il discorso che questo è il nostro allenatore, dobbiamo puntare su di lui. Vero è che forse quando l'allenatore continua a dire la squadra non mi segue, non mi capiscono, c'è qualche problema, non arriva, magari più che essere licenziato, per il discorso che ho fatto prima, uno potrebbe anche dire la squadra non mi segue, mi dimetto, lascio i soldi, e così magari il presidente sulla base di questo potrebbe anche scegliere un altro allenatore. È chiaro che se hai a libro pago un allenatore, se hai a libro pago un secondo allenatore e devi prenderne un terzo, non è che sia Sebastiani o sia un altro i soldi cadono dal cielo. Quindi uno, se Zeman non si dimette, pur difficilmente poi dice vabbè, ok, ce l'ho a libro paga, devo licenziare lui, tenerlo comunque vincolato, perché tanto Zeman secondo me, a mio avviso, fuori da qua non trova nessun contratto. Comunque quest'anno non può allenare e potrebbe non allenare se dovesse, quindi, essere esonerato, esatto, non può allenare, tengo, e in più devo prendere un allenatore. Tra l'altro difficilmente un allenatore arriva e ti dice sì, vuole sempre il semestrale fino a giugno e l'opzione per l'anno successivo, perché c'è anche a dire questo, sì. E quindi uno quando poi fa i conti dice beh, però ho già un allenatore in casa, che Zeman non è neanche un cattivo allenatore se facesse bene. E quindi a questo punto si sommano le cose. Vabbè, ed è per questo che sarebbe così, bello che a volte anche nel contratto puoi mettere l'opzione, nel senso se raggiungi un certo tipo di risultato, certo, magari la salvezza, magari la disputa dei playoff, allora ti guadagni l'automatica conferma, il rinnovo automatico del contratto, oppure si può trovare anche l'allenatore che è disposto, soprattutto se non è un allenatore che ha un nome particolarmente importante, a venire fino a giugno, e magari poi si guadagnerà sul campo, magari con il buon lavoro la conferma. Però è chiaro che sono tante le sfaccettature. Una cosa è certa, insomma, in una piazza come Pescara, soprattutto con l'organico che ora c'è, anche se può cambiare, ma un organico comunque importante, c'è bisogno anche di un allenatore di un certo spessore anche per la piazza. Ripeto, stiamo facendo un discorso ipotetico, meramente ipotetico, però le ipotesi passano anche per i risultati. E allora torniamo alla più stretta attualità, torniamo da Paolo Renzetti per capire, rispetto al collegamento iniziale Paolo, se questa partita iniziata con ritmi frenetici si è un po' placata o no. Paolo? Sono 17 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Dopo lo spavento iniziale del palo colpito da Dalmonte, anche grazie alla miracolosa deviazione di Fiorillo, diciamo che non ci sono state altre occasioni in questa partita. E il Cesena che sta spingendo con maggiore decisione, Pescara si è fatto vedere qualche volta dalle parti di Fulignati, qualche tentativo di conclusione, un paio di calci d'angolo guadagnati dalla formazione
formazione bianca-azzurra, ma il portiere romagnolo non ha dovuto effettuare alcun intervento, al contrario del collega, decisivo dopo appena un minuto di gioco. Ma il Pescara si è sistemato meglio in campo dopo dicevo, lo spavento del primo minuto. Ora manovra proprio la squadra di Zeman con Brugman in campo, nonostante non sia al meglio della condizione. Poi Carraro, il lancio in area di rigore, il colpo di testa di Mazzotta, il pallone per Pettinari, poi Pettinari va a commettere fallo su un giocatore avversario, c'è il fischio di Nasca di Bari che comanda il calcio di punizione in favore del Cesena. Aveva inizialmente controllato il pallone l'ex Ternano, poi è invece andato a commettere fallo su Vita, e c'è stato il fischio del direttore di gara, che ricordiamo il signor Nasca di Bari, che ha comandato il calcio di punizione in favore del Cesena. Si incarica della battuta della punizione proprio il portiere Fulignati, la battuta lunga di questa punizione, neanche tanto, con il Pescara che rischia di recuperare quasi il pallone, poi riesce in qualche modo Don Corra ad allontanare, poi Allov, il pallone, il tentativo di servizio che non riesce per Laribi, con la sfera che termina in fallo laterale. Ma dopo un rinvio sbagliato di Fulignati, Pescara stava per recuperare un pallone proprio sulla parte centrale del campo, poi invece il recupero c'è stato, ma di Don Corra, che ha lanciato il compagno. Ancora il Pescara che manovra con Benali, pasticcia Benali, il pallone riconquistato dal Cesena, ma pasticcia anche la formazione in maglia bianconera, e dunque il Pescara che cerca di riportarsi in avanti. Tanti errori commessi dai giocatori delle due squadre in fase di disimpegno in questi primi minuti. Quando tocchiamo il ventesimo minuto, ventesimo giro di lancette in questo primo tempo, 0-0 con il Pescara che tanto si porta ancora in avanti. Vediamo che la sfera termina sul fondo, l'ultimo tocco è stato Del Sole, che va a protestare, diciamo, in maniera abbastanza veemente nei confronti dell'assistente del direttore di gara, e viene anche richiamato, anzi non era, era Valzania e non Del Sole, che ha rischiato di prendere il cartellino giallo, e si riprenderà invece ancora con una rimessa affidata al portiere Fulignati. Due parole, Andrea, prima di restituirti la linea, proprio su Valzania. L'abbiamo ricordato anche in precedenza, gara particolare per il centrocampista del Pescara, ex giocatore del Cesena ma soprattutto cesenate, Doc, per lui davvero una gara particolare, una gara importante e a cui tiene molto. Valzania, che nell'ultimo turno segnò una doppietta importante, soprattutto il gol realizzato, gran gol dai 30 metri proprio al 91esimo della gara con la Ternana, per evitare al Pescara la sconfitta casalinga. Attaccano ancora i biancazzurri, perde però il pallone il Delfino, può ripartire il Cesena in avanti sul settore di sinistra con Jallov. Attendiamo l'evolversi di questa azione, poi torneremo allo studio. Jallov termina a terra a ridosso della bandierina, c'è il calcio di punizione in favore del Cesena. Andrea, se tu sei d'accordo, direi di attendere la battuta di questo calcio di punizione, una sorta di calcio d'angolo leggerissimamente ravvicinato, perché siamo davvero ad una manciata di metri dalla bandierina di destra della porta di Fiorillo. C'è questo calcio di punizione per il fallo commesso su Jallov, che sembrava avesse perso il pallone, poi c'è stato un guizzo del giocatore, cesenate, che è andato a guadagnarsi questo calcio di punizione. Attendiamo la battuta, bisogna aspettare però il fischio del direttore di gara, che arriva in questo momento. Pallone in area di rigore, mischia con la sfera che viene conquistata da il miracolo di Fiorillo su tiro. Vediamo chi è stato il giocatore, Jallov, crediamo. Conclusione di Jallov. Jallov. Jallov, conclusione del giocatore del Cesena, quando siamo giunti al 22esimo minuto, e c'è stata la parata del portiere Fiorillo, e sono due le parate da parte del portiere della formazione biancazzurra. Attacca ancora il Cesena, ancora una conclusione, pallone che termina sul fondo. Siamo giunti al 22esimo nel corso del primo tempo, a Cesena 0-0 tra Cesena e Pescara, ma due grosse parate di Fiorillo hanno evitato alla formazione biancazzurra di subire il gol. A te la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Intanto io do un'informazione di servizio, perché
Appena finirà il primo tempo, noi fermeremo la nostra diretta stadio, daremo spazio al TG6 che andrà in onda in forma ridotta, in anticipo rispetto ai tempi, per poter dar modo poi alla nostra trasmissione di seguire il secondo tempo poco dopo le ore 19. Dunque intorno alle 18.47, 18.50 la seconda edizione del TG6 in forma ridotta, ripeto, e poi la seconda parte di diretta stadio. Beh, non c'è male Paolo, ogni volta che andiamo da Paolo ci racconta una prodezza di Fiorillo, anche se nel frattempo, nel periodo non collegato, c'era stata una sorta di stasi della partita. È esattamente così, allora i primi 2-3 minuti erano stati arrembanti da parte del Cesena, poi una fase in cui non è successo praticamente nulla, tanto che abbiamo potuto piacevolmente dialogare qui in studio guardando la partita. E poi invece l'altro miracolo, perché anche questo è un miracolo di Fiorillo. Anche perché era un po' coperto. Coperto, il tiro era fortissimo e lui è stato molto reattivo a deviare questa palla in angolo. Quindi devo dire che per quello che si è visto finora il Cesena onestamente avrebbe meritato il vantaggio. Il Pescara non ha fatto praticamente nulla, diciamo, in questi primi 23 minuti di gioco. Sembrava che dal terzo minuto al ventesimo minuto si fosse un po' aggiustata la parte tattica del Pescara, soprattutto in fase di copertura, e invece no, perché basta un'azione convinta del Cesena e la difesa, ma forse è meglio dire la fase difensiva, va in difficoltà. Non mi sembra che il Cesena, a parte due o tre giocatori che abbiamo citato, sia composta da fulmini di guerra. È una squadra molto ben messa fisicamente, una squadra che sa giocare a calcio, un calcio all'italiana, ma insomma, come vediamo, il calcio all'italiana può anche essere pericoloso. Riccardo? Tantissimi errori da parte di tutte e due le squadre e onestamente sono un po' preoccupato perché non riusciamo a sviluppare quel gioco. Non vedo ancora, e oggi veramente ci speravo, Quel gioco che tanto auspichiamo, non lo vedo. E purtroppo per i primi 25 minuti il Cesena si è costruito due palle gol, noi nessuna, e quindi questa squadra zemaniana riesce a non confezionare neanche un tiro in porta e quindi sono un pochino preoccupato, insomma. Non vedo quell'approccio, tranne il primo minuto di gioco. Non vedo l'approccio che mi aspettavo. Io sto vedendo ancora una volta un Balzania positivo, forse motivato dal fatto di giocare a casa sua, sì. Non vuole sfigurare. Migliore in campo. È anche vero che con la Ternana, oltre che per i due gol, anche per la prestazione, era stato tra i più attivi o tra i meno arrendevoli, se vogliamo usare anche questo giro di parole. Però da parte degli altri non vedo questo fuoco che invece, ecco, sto, bravo, intravedendo nei giocatori del Cesena. Bravo. Anche il fallo di coda in precedenza che ci ha raccontato Paolo, in una zona del campo dove Yallov non era certo pericoloso, poi poco dopo c'è stato un fallo di Zampano. Qualcosa c'è che non convince. Bravo, hai detto la parola che forse riassume tutto quello che cerco di dire io: manca il fuoco, cioè manca quella voglia di quel... siamo una squadra... Allora, io per questo che l'altra volta mi ero permesso di fare questa considerazione, che potrei ribadire anche in questa sede, probabilmente Zeman è uno che può fare la differenza da un punto di vista tecnico. Se non si riesce a fare la differenza dal punto di vista tecnico, probabilmente questa squadra avrebbe bisogno di qualcuno che accende il fuoco a questa squadra. Castori, ad esempio, ha scelto la via del fuoco da mettere alla squadra. Quando il Cesena ha rinunciato a un allenatore straordinariamente preparato come Andrea Camplone e appunto ha poi chiamato Castori punta molto sull'aspetto emotivo. No, le squadre sono particolarmente grintose. Devi saperlo fare, Castori lo sa fare, lo ha fatto sempre. Non è un caso che Castori stia lì in Serie B oppure anche in Serie A. Castori ha vinto in tutte le categorie, Castori ha vinto dalla terza categoria fino alla Serie B con la promozione in Serie A, poi
insomma, anche sfiorato la salvezza, se sì, vogliamo essere precisi. Assolutamente sì. Per è un allenatore, è un allenatore italiano, un allenatore che sa come si fa, ma non è sempre la ricetta giusta, perché basta guardare quello che sta succedendo al Milan, dove c'è un allenatore che basa tutta la sua forza sulla motivazione, ma non mi pare che stia riuscendo in questo. C'è un sapiente mix di cose da fare, perché devi conoscere il calcio, e Castori per esempio lo conosce, Zeman lo conosce il calcio, sì, non si può dire che non conosca il calcio. L'unica cosa è che manca quel feeling, quella empatia tra allenatore e squadra, ed è questo, credo, secondo me, il motivo per cui non riusciamo, anche quando il Pescara ha vinto, a vedere quello che abbiamo definito il fuoco dentro. Quello manca sempre, no? Anche quando il Pescara ha vinto, sì, ci siamo mai entusiasmati? No, no. Allora, chi invece in Abruzzo ha abbinato grandi qualità tecniche, gol e il fuoco dentro è Gianluca Lapadula. Io ringrazio Vania Cantagalli che ci ha segnalato questa notizia, che andiamo a vedere qui sul sito di Tutto Sport. Perché? Perù, Guerrero positivo alla cocaina, Lapadula va in Russia, l'attaccante è stato squalificato per un anno. Il genuano spera nella chiamata per il mondiale perché non ha mai esordito in gare ufficiali con la maglia dell'Italia. Dovrebbe giocare un po' di più però qui in Italia, perché dovrebbe sta giocando, un po' più, sta giocando un po' più sano. Sta giocando poco adesso. Però nell'anno di Pescara Lapadula fu corteggiato da CT Gareca, che venne anche a Pescara a parlare con Lapadula. Lapadula, dopo una telenovela, c'era anche un simpatico collega peruviano, l'inviato, sì, che l'inviato, l'inviato, sì, il famoso inviato del Perù che venne a seguire le gesta di Lapadula a Pescara. Alla fine Lapadula, dopo un lungo tiro in molla, ha declinato con grande eleganza e diplomazia. Però evidentemente ora che il Perù è qualificato questa ipotesi si riapre, perché Paolo Guerrero è stato squalificato perché ha trovato positivo alla cocaina, e di conseguenza Lapadula può sperare, chissà, in una chiamata. E a questo punto probabilmente sarebbe difficile dire no a una chiamata di una nazionale che ti mette sul piatto una partecipazione al campionato del mondo. Mi pare che in questo momento Lapadula e l'Azzurro siano davvero lontani, distanti anni luce. Però sarebbe anche un dietrofront clamoroso da parte di Lapadula, perché capisco che c'è in ballo il mondiale. Però qui non parliamo solo di calcio, qui parliamo anche di una scelta che lui aveva fatto, culturale, di vita, sì, non solo agonistica. Perché lui aveva scritto: io non sono mai stato in Perù, mi riprometto di venire nella terra natia di mia madre. Però poi sappiamo che nel calcio succede tutto il contrario di tutto, e allora in bocca al lupo alla Padula. Però molti potrebbero dire: scusami, tu prima non ci vai e puoi fare la Coppa America, adesso ti richiamano, in nazionale italiana non ci stai, ti richiamano e vanno a fare il mondiale. Molti potrebbero dire: ma ti permetti anche il lusso di rifiutare un campionato del mondo da giocare, chissà, magari anche da protagonista. Insomma, poi le scelte è chiaro che sono personali, e ognuno può. Ma è come, decide, è come se si presta sempre a essere, purtroppo in questo mondo, come fai, è come sei esposto a delle critiche. Andrea, è come se Riccardo Clinco ci invitasse a cena, no? Ci dice: andiamo a mangiare una pizza, siete miei ospiti, e noi diciamo no, abbiamo da fare, Riccardo, ci dispiace. Poi Riccardo rilancia e dice: ragazzi, ho prenotato il pesce, che fate, venite? E noi diciamo: ah sì sì, è vero, ci siamo liberati da quell'impegno. Io non credo che ci facciamo neanche una bella figura nei confronti di Riccardo. Eh sì. Ma però sì, io vi volevo invitare ufficialmente a cena stasera, okay, dopo. Buona festa. Tagliamo la testa al toro, prendete quello che volete. Va bene, torniamo da Paolo Renzetti, 2 minuti Paolo. Sì, grazie, sono 31 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 al Manuzzi. Qualche istante fa altra parata del portiere Fiorillo su conclusione dalla distanza di Laribi, volo plastico, parata plastica del portiere biancazzurro, sicuramente intervento meno impegnativo rispetto ai due precedenti. Ora è però il Pescara che attacca, ma c'è ancora un errore, questa volta di Carraro in disimpegno, e può ripartire la formazione di casa, che sta giocando sicuramente meglio del Pescara, ma voglio dire, non ci vorrebbe chissà quale avversario questa sera, almeno fino a questo momento, a far meglio di una squadra che continua purtroppo a ballare vistosamente in
in difesa prima della conclusione di Laribi sul proseguimento di quell'azione. C'era stato proprio il tiro dell'ex giocatore del Foggia e Pescara aveva corso un brivido grandissimo in area di rigore con poi Fiorillo e compagni che erano riusciti a respingere un pallone che ballava vistosamente a pochi metri dalla linea di porta. Cesena, pur non essendo formazione sicuramente trascendentale, sta creando dei problemi al Pescara, perché questo è un Pescara non solo molto poco zemaniano, ma questa ormai, voglio dire, questo è un refrain che è anche inutile ricordare ogni volta, ma è una squadra che sta palesando difficoltà evidenti anche di gioco. Attacca intanto la formazione adriatica con Zampano che non va alla conclusione, finisce per perdere il pallone, poi la sfera riconquistata di testa da Carraro, il servizio per Brugman, siamo nella tre quarti di campo del Cesena, Brugman per Pettinari che si arrabbia con il compagno perché c'era stato un pallone servito forse non al meglio, poi Del Sole in area, il tentativo di tiro, la deviazione di un difensore, è stato Scognamiglio a deviare il pallone in calcio d'angolo, sta cercando di scuotersi il Pescara in questa terza parte di primo tempo, siamo al 33esimo, sempre 0-0, tre parate di Fiorillo, mai impegnato il portiere della formazione di casa Fulignati, attacca ancora il Pescara con Mazzotta, siamo nell'out di sinistra, il pallone per Benali, controllo di Benali, poi allunga per Pettinari, siamo ancora quasi al limite dell'area di rigore, Pettinari, il servizio per Del Sole che scambia con Brugman, il tiro di Brugman e la parata del portiere Fulignati che va a deviare il pallone in calcio d'angolo, primo intervento difficile del portiere della formazione di casa Fulignati, c'è stato questo tiro ad effetto di Brugman, il pallone stava per insaccarsi all'incrocio dei pali, se non per l'intervento con i pugni in calcio d'angolo di Fulignati, c'è il corner per il Pescara, terzo tiro dalla bandierina, 34esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 allo stadio Dino Manuzzi, battuto corto l'angolo dal Pescara, pallone che viene crossato in area di rigore, è rinviato da Cone, ma è ancora il Pescara che cerca di portarsi davanti, ancora Benali, il pallone per Coda, il servizio in area di rigore per Del Sole che avanzi, Brugman che va alla conclusione proprio dall'interno dell'area di rigore alzando il pallone sopra la traversa, pericoloso il Pescara in due occasioni nel giro di un minuto, in altrettante le circostanze con Brugman, prima il tiro deviato in angolo da Fulignati, poi questa conclusione terminata sopra la traversa, 34-25 a Cesena, Cesena 0 Pescara 0, a voi la linea. Insomma, stavolta Paolo ci ha raccontato il primo intervento di Fulignati sul bel destro a giro di Brugman, fresco peraltro di rinnovo, ieri ha firmato questo prolungamento del contratto fino al 2022. Io saluto e gli do il buon pomeriggio, quasi la buona serata, a Luigi Mastrangelo in collegamento telefonico. Ciao Luigi. Andrea, buonasera a te, buona Immacolata a tutti i telespettatori di TV6. Grazie Luigi. Insomma, un'Immacolata con il Pescara, come stai vedendo la squadra di Zeman questa sera? Guarda, io speravo di poter sfruttare l'amicizia con te per chiederti di essere chiamato nel secondo tempo, perché ormai quello che si dice nel secondo tempo poi... Se vuoi più tardi magari ci possiamo risentire lo stesso, magari intorno alla mezz'ora del secondo tempo. Risentiamoci, perché io, diciamo, riflettendo a come commentare le partite del Pescara, mi sono reso conto che quello che si dice nel primo tempo poi nel secondo tempo cambia. Ricordando quello che è successo con la Ternana, sono praticamente due partite. Ecco, però mentre la settimana scorsa il primo tempo è stato positivo e quindi poi il secondo tempo è stato negativo, se si segue la stessa regola stavolta dovrebbe essere meglio il secondo di questo primo tempo, che obiettivamente mi sembra veramente sottotono da parte del Pescara. Ecco, quindi non stai vedendo un bel Pescara, sei un po' in linea con i nostri commenti. Sì, tra l'altro... Insomma, vi ho sentito anche, se si parla di un invito a cena, dove forse parlare di calcio in maniera un po' più in maniera un po' più serena, perché veramente, devo dirti la verità, questo primo tempo mi lascia molto perplesso, ma proprio l'approccio alla partita, quell'occasione al primo minuto con l'attaccante avversario, che era più difficile che prendesse il palo che il resto della porta, e poi fortunatamente non ha segnato, ma insomma lasciare una palla gol del genere pronti via significa che la concentrazione, insomma, un po' è stata latitante nell'approccio. Ecco, noi abbiamo parlato, abbiamo usato l'espressione di una squadra che non ha il fuoco dentro.
è un po' questo che manca al Pescara, la prima cosa che manca, l'ardore, no? Guarda, io vi ho sentiti mentre facevate questo tipo di considerazione e riflettevo se posso essere completamente d'accordo. Sì, sicuramente può essere uno degli aspetti, ma secondo me c'è anche una carenza di tipo tecnico-tattico, perlomeno in questa partita. Cioè, io vedo i giocatori molto molto distanti gli uni dagli altri, cioè, secondo me è anche una questione di approccio tecnico-tattico alla partita, perché i giocatori del Cesena riescono ad entrare in area di rigore con dei triangoli larghissimi, il che vuol dire che gli spazi tra un uomo e l'altro sono molto molto generosi. Di solito le squadre dovrebbero essere non soltanto più corte ma anche più strette per evitare, io non dico strette come l'Atletico Madrid che è il, secondo me, la squadra più difficile da affrontare sotto questo punto di vista, che è naturalmente l'opposto del calcio di Zeman, ma insomma un minimo di copertura maggiore forse potrebbe evitare che gli avversari, agli avversari di arrivare così facilmente nell'area di rigore del Pescara. Assolutamente. E un'ultima battuta sulla formazione scelta da Zeman, più che altro ecco con l'inserimento di Del Sole al posto di Mancuso, anche se insomma mi rendo conto che abbiamo già parlato di un primo tempo finora non positivo del Pescara, al di là del punteggio che è sullo 0-0, però è possibile secondo te fare anche un commento su questa scelta che è stata un po' la vera novità proposta oggi da Zeman? Ma guarda, io credo che soprattutto gli esterni di un 4-3-3, soprattutto di un 4-3-3 zemaniano, anche se sappiamo che Zeman è un allenatore che tende a mantenere la stessa formazione il più possibile, però è chiaro che nell'arco di una stagione, adesso non so a che giornata siamo arrivati, ma insomma le partite incominciano ad essere un certo numero, soprattutto gli esterni che sono chiamati a fare continui scatti in profondità, ma è normale un certo ricambio, non ne farei una questione di grande di bocciatura di qualcuno, di ripescaggio di altri. C'è una gerarchia tutto sommato che vede, a mio avviso, sui due esterni Mancuso e Capone un po' avanti agli altri, ma c'è anche un fisiologico turnover ogni tot di partite. L'unico turnover che Zeman vede assolutamente poco, ecco, qui c'è Pettinari, proprio di lui volevo parlare, perché quello che sembra un po' inamovibile è proprio Pettinari, e questo riapre tutto un discorso che abbiamo fatto tante volte e che non voglio riaprire stasera. Vedo invece una nota positiva, a mio avviso, un giocatore che secondo me sta facendo bene, ha fatto molto bene la scorsa partita, ma che, attenzione, c'è una palla in profondità del Pescara, l'azione di Brugman che attacca in questo momento, con Zampano adesso. Dicevo, una nota positiva a mio avviso è Valzania, e visto che, come sai, mi piace fare i paragoni con i giocatori del passato, te ne dico una. Ha qualcosa di Allegri? Allegri era molto più tecnico probabilmente rispetto sì, a Valzania. Sì, però qualcosa, io soprattutto nel passo da mezzana. Forse tu nella postura, nel modo di correre, forse sì, qualcosina. La postura e il tiro da fuori. Però parliamo di un giocatore che fa molto affidamento sulla forza fisica, Valzania, giocatore di passo, mentre Allegri è un giocatore sicuramente più raffinato. Assolutamente, a lei forse un'altra categoria, però un ricordo vago che magari spero sia anche di buon auspicio per una carriera. Certamente. Insomma, a fare bene nel Pescara come ha fatto bene Allegri. Allora Luigi, proviamo a ricontattarti anche nel secondo tempo, magari a partita inoltrata, per vedere se questa gara ha avuto un cambiamento o no rispetto al commento che abbiamo testé fatto. Va bene Luigi? Va benissimo, grazie. Grazie. Grazie Luigi, buona partita, anche se mi pare che negli ultimi minuti il Pescara abbia alzato finalmente un po' l'intensità del suo gioco. Non siamo ancora a livelli di grande pulizia tecnica probabilmente, come vorrebbe Zeman, ma è una squadra che ora sta mettendo il Cesena veramente nei suoi 30 metri. Chiedo conferma a Paolo Renzetti. Paolo. Sì, sicuramente c'è proprio in area di rigore ora una rovesciata di Pettinari, pallone che termina di pochissimo
sopra la traversa, ma Pescara sicuramente è più attivo, più propositivo in questi ultimi minuti, sta spingendo con una certa decisione già da 6-7 minuti la formazione bianca-azzurra, questa sera lo ricordiamo in maglia verde fucsia, e sta chiudendo questo primo tempo direi sicuramente meglio rispetto ai primi 20 minuti in cui aveva sofferto in maniera esagerata la pressione della formazione di casa. Ancora il Pescara in possesso di palla. Siamo al quasi al 43esimo minuto nel corso di questo primo tempo, dunque 2 minuti e 50 secondi, perché scocca ora il 43esimo con 42 minuti e 10 secondi sul nostro cronometro. Attacca il Pescara, stiamo già da alcuni minuti sulla metà campo della formazione romagnola, ora però si trascina la palla oltre la linea bianca Zampano, e dunque ci sarà una rimessa in favore del Cesena. Cesena che un po' allentato la morsa e ha rischiato sia sulla conclusione di Brugman al 34esimo minuto con la deviazione del portiere Furignati in calcio d'angolo, sia qualche istante dopo con una conclusione sempre di Brugman dall'interno dell'area di rigore Cesenate con il pallone terminato di poco sopra la traversa, e poi qualche istante fa c'è stata la rovesciata di Pettinari con il portiere Fulignati che era comunque, avrebbe comunque controllato crediamo il pallone, tra l'altro non forte ma stilisticamente apprezzabile il gesto tecnico di Pettinari. Ancora il Pescara che cerca di portarsi in avanti, perde però il pallone la squadra ospite, riparte il Cesena sull'out di sinistra con Jallov, ancora Jallov si allarga, pallone per Laribi, ancora Laribi cambia gioco, cerca di farlo dalla parte opposta dove c'è Dalmonte, conclusione e passaggio completamente sballato di Dalmonte con il pallone che è terminato, anzi era Vita che si trovava sulla traiettoria del pallone, passaggio sbagliato con il pallone che è finito in fallo laterale, il gioco è già ripreso con il Pescara che cerca di portarsi in avanti quando mancano 80 secondi al termine del primo tempo. Se tu Andrea sei d'accordo possiamo andare fino al termine qui dallo stadio, certo. Manuzzi, anche perché certo. Crediamo che non ci sarà recupero perché non ci sono state interruzioni di gioco e dunque dovremmo andare alla conclusione del primo tempo dopo i canonici 45 minuti, ne manca un solo minuto 60 secondi al termine di questo primo tempo con il Cesena che va però a battere un calcio d'angolo e dunque c'è questa opportunità, anzi no, una rimessa laterale a ridosso della bandierina con pallone già rimesso in gioco dai giocatori in maglia bianconera, pallone all'indietro per Cone, ancora Cone, il servizio per Vita, il tentativo di cross, ancora Cone, controlla la sfera, poi c'è un corridoio, un tentativo di Noia, pallone in corridoio all'interno dell'area di rigore dove non c'è nessun compagno, sfera che viene controllata agevolmente dal portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo, rimette il pallone corto con le braccia, con le mani per Mazzotta, pallone poi per Brugman, il lancio in avanti per Pettinari, mancano 20 secondi al termine del primo tempo, ancora Pettinari, entra in area di rigore Pettinari, si allunga la sfera, ancora Pettinari, poi l'uscita del portiere Fulignati dopo un paio di rimpalli che va ad abbrancare il pallone, non è riuscita la zampata vincente al portiere all'attaccante del Pescara con il portiere del Cesena che è riuscito a controllare e arriva senza recupero come avevamo previsto il doppio fischio del signor Nasca di Bari che comanda la fine delle ostilità per il primo tempo qui all'Orogel Stadium di Cesena. Dino Manuzzi 0-0 dopo 45 minuti di gioco, molto bene il Cesena nei primi 20-25 minuti, meglio il Pescara nell'ultimo quarto d'ora, non ci sono stati ammoniti giocatori che stanno rientrando negli spogliatoi, e linea che dalla Romagna può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, dunque 0-0, intanto arrivano messaggi scherzosi, vi ringraziamo a casa, noi purtroppo non abbiamo ora il tempo di commentare, anche se lo abbiamo fatto cammin facendo questo primo tempo, dobbiamo dare subito lo spazio al TG6, ci ritroveremo direttamente per la seconda parte di Diretta Stadio per seguire chiaramente il secondo tempo di Cesena-Pescara, 0-0 alla fine del primo tempo, dunque a fra poco, spazio al TG6. Eccoci rientrati, si sta giocando a Cesena e proprio in questo momento Pescara vicinissimo al vantaggio, subito Paolo Renzetti, Paolo.
Sì, colpo di testa di Pettinari a due passi da Fulignati, miracolo del portiere del Cesena che è andato a salvarsi in calcio d'angolo. Pescara tutto in attacco in questi primi minuti della ripresa, non ci sono state sostituzioni. Calcio d'angolo per i biancazzurri, pallone che schizza all'interno dell'area di rigore, poi finisce sul fondo, non c'è stata deviazione però di un giocatore di casa e dunque si riprenderà con la rimessa affidata alla squadra di casa ed in particolare al portiere Fulignati. Dunque Pescara pericolosissimo al quinto minuto, dicevo non ci sono state sostituzioni, dunque ricordiamo i due undici, Cesena 4-4-1-1 con Fulignati in porta, Don Corre, Esposito, Scogliamiglio e Perticone in difesa, Vita, Cone, Di Noia e Dalmonte a centrocampo, Laribi il trequartista, Yalov l'unica punta di ruolo del Cesena. Pescara risponde con il classico 4-3-3, Fiorillo in porta, Zampano, Coda, Fornasierra e Mazzotta in difesa, Valzania, Carraro e Brugman a centrocampo, in attacco da destra verso sinistra ci sono Benali, Pettinari e Del Sole, non ci sono stati ammoniti, gara che ricordiamo è diretta dal signor Nasca di Bari, gli assistenti sono Formato di Benevento e Capaldo di Napoli, quarto uomo Piscopo di Imperia. Andrea, sono arrivati i dati relativi alle presenze qui allo stadio Manuzzi di Cesena con 2.463 paganti e 9.445 abbonati per un totale di 11.908 spettatori, avevamo parlato di quasi 12.000 spettatori e dunque ci siamo, attenzione perché c'è il Pescara in attacco, Benali sulla tre quarti, il pallone per Carraro al limite, il tiro di Carraro, la respinta della difesa del Cesena, ma attacca ancora il Pescara, completamente diverso questo inizio di secondo tempo rispetto a quello del primo, attacca ancora il Pescara, ancora un pallone al limite, il corridoio tentato da Benali, una sorta di campanile più che altro per il giocatore libico, si salva la difesa del Cesena ma è ancora il Pescara che attacca, pallone in area di rigore, riesce a rinviare Scognamiglio. Siamo giunti al settimo minuto nel corso della ripresa allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, ribadisco il parziale 0-0 tra Cesena e Pescara, a voi la linea. Grazie a Paolo Renzetti, ricordiamo che in parità sono finite le prime due partite di questa 18ª giornata, le 12.30 1-1 tra Novara e Cremonese, ecco qui ringraziamo come sempre Maurizio Dagui per la puntualità con la gestione delle schermate, con il pareggio del Novara che è arrivato al 94esimo, peraltro con un autogol di Clayton Dos Santos, e poi 1-1 anche tra Ternana e Parma, anche in questo caso vantaggio esterno e poi pareggio a un quarto d'ora dalla fine delle fere di Pocheschi. 0-0 tra Cesena e Pescara questa sera alle 20.45 al Piccolo si giocherà Spezia Foggia, sempre questa sera alle 20.45 l'anticipo del girone B di Serie C, la gara di Bergamo tra il Binoleffe e San Benedettese. Allora, torno a coinvolgere Paolo Sinibaldi e Riccardo Clinco. Paolo, bisogna dire che la Pescara negli ultimi 10 minuti aveva convinto e sta proseguendo su quella falsa riga la squadra di Zeman in questo inizio di ripresa. Tanto attenzione, Paolo! Sì, Pescara ancora vicinissimo al vantaggio, un miracolo di Fulignati sulla conclusione ravvicinata di un avanti biancazzurro, è stato, mi è sembrato, Coda in proiezione, anzi forse vediamo il giocatore che si gira al nostro, o Valzania, conclusione sì, davvero ravvicinata, Valzania, l'ex di turno. Tra l'altro una palla stupenda di Del Sole per Benali, poi la difesa in qualche modo se l'è cavata su Benali e poi una parata super di Fulignati su Balzania, un'azione, ripeto, molto bella, soprattutto con quella traiettoria disegnata da Del Sole per Benali dalla parte opposta. Io ritorno in studio. Attenzione, ancora il Pescara in avanti, il tiro, ancora il miracolo del portiere Fulignati, Pescara che sta dominando in questo secondo tempo e che è arrivato ancora una volta ad un passo dal vantaggio. Siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo, una sola squadra in campo in questa ripresa, il Pescara, risultato che resta fermo però sullo 0-0, a voi la linea. Beh, qui Fulignati prodigioso, però forse anche Pettinari poco cattivo nella conclusione, e ancora una palla per Benali che la mette in mezzo molto bene per Pettinari, c'è un grandissimo riflesso di Fulignati, però lì bisogna segnare, c'è poco da fare, Paolo. Assolutamente. Questa è una palla gol clamorosa, no, fallita dal Pescara, mentre in precedenza era stato molto bravo Fulignati.
qui invece c'è anche demerito di Pettinari. Sì, questo è vero, però bisogna dire che Pettinari ha rubato il tempo al difensore centrale del Cesena, che sembrava una statua di legno. Se quelle stesse disattenzioni che stiamo vedendo adesso nella difesa del Cesena fossero state compiute dalla difesa del Pescara, credo che noi qui avremmo avuto dei commenti molto molto pesanti. Non riesco a capire perché il Pescara non abbia fatto la stessa cosa nel primo tempo. Cioè, nel primo tempo è vero che per 10-15 minuti ha avuto il possesso palla, il pallino del gioco, ma non è mai stato pericoloso. A un certo punto il dato statistico diceva 61% di possesso palla Pescara, 39% Cesena. A dimostrazione che il possesso palla davvero ha poco significato dal punto di vista della resa in campo. Invece in questi primi 10 minuti il Pescara ha non sfiorato, ha clamorosamente creato delle palle gol importanti per passare in vantaggio, almeno 3, con 3 miracoli di questo portiere Fulignati, che io personalmente conoscevo pochissimo, ma devo dire che è veramente molto, tu pensa che molto era bravo. Il vice di Nicolas al Trapani nell'anno in cui il Pescara vinse la finale con la squadra allora allenata da Cosmo. Era il secondo di Nicolas. Molto bravo, ha fatto 3 parate davvero incredibili. Se il Pescara continua così, io credo che è maturo il gol del vantaggio, se continua così. Quindi, insomma, possesso palla, è chiaro, Zeman non vuole il possesso palla, Zeman vuole incisività. Nel primo tempo si è visto un Pescara per nulla incisivo, che però negli ultimi 10 minuti aveva alzato l'intensità di gioco, creando però soltanto quel tiro a giro di Brugman dalla distanza. In questo inizio di ripresa, 3 palle gol nitide, con altrettante parate importanti di Fulignati, bravissimo sul colpo di testa di Pettinari da distanza ravvicinata, bravissimo sul piattone di Valsania, altresì bravo in quest'ultima occasione con Pettinari, però lì Pettinari a 3 metri, 4 metri dalla porta con tutto lo specchio a disposizione la deve sbattere dentro in qualche modo. In questo caso c'è un grandissimo intervento di Fulignati, ma c'è anche un po' di demerito per Pettinari. Nelle situazioni precedenti invece devo dire che la bravura di Fulignati a mio avviso supera un eventuale demerito dei giocatori del Pescara, che avevano comunque calciato bene. Posso soltanto dire una cosa, sì. Che tutti quanti noi qui siamo d'accordo che Valsania non assomiglia a Allegri, no? Così almeno il telespettatore non cambia canale. Sì, Valsania sì. Non somiglia a Allegri, questo è chiaro. È un giocatore che ha bravo, ma che ha altre caratteristiche, chiaramente. Riccardo, sei intanto d'accordo con quello che ho detto, che in questo ultimo caso Pettinari lì deve segnare? Sì, però devo dire che abbiamo tirato, giocassimo sempre così, mamma mia. Poi diamo la colpa al Boemo. Poi diamo la colpa al Boemo, come scrivono da casa. Vabbè, ma sono 10 minuti, noi stiamo analizzando una stagione, non stiamo analizzando. Io se giocasse così il Pescara, anche se non riusciamo a vincere, ma tiriamo in tante così belle azioni, palle gol, sono più che soddisfatto, perché prima o poi la fortuna gira, insomma, è stato molto fortunato il portiere. Pettinari forse poteva essere più incisivo, però devo dire che il portiere ha fatto anche una gran bella parata. Però il problema, cioè la cosa bella, che non è un problema, è che stiamo dominando la partita ora e quindi meritiamo il vantaggio. Questa è la cosa positiva. Giusto anche quello che dicevate prima, perché affrontiamo solamente in questa parte di partita così l'avversario? Prima dove eravamo? Vabbè, ma questo è un po'. Giochiamo un po' un tempo, come aveva detto prima bene Luigi, il primo tempo male, il secondo tempo bene, il giorno che riusciamo a giocare 90 minuti sempre con continuità vinceremo anche bene le partite. Comunque adesso stiamo giocando bene, io sono molto contento, infatti sto seguendo con molta attenzione. Fiorillo è stato intervistato da Sky alla fine del primo tempo perché è stato individuato come uno dei giocatori più positivi del Pescara. In questo caso è stato Fulignati a ergersi a protagonista di questi primi minuti di ripresa. Peraltro ci sono dei problemi nel Cesena e allora Castori sta per provvedere al primo cambio. Andiamo da Paolo Renzetti perché c'è un calcio d'angolo per il Pescara e poi ci sarà un cambio, anzi forse prima il cambio e poi l'angolo. Paolo. Sì, c'è un calcio d'angolo per il Pescara quando tocchiamo il quarto d'ora
del secondo tempo, sta per entrare sul terreno di gioco Fazzi, giocatore pronto, che era dato tra l'altro per tra i titolari alla vigilia. Fazzi esce dal campo con la maglia numero 24 Vita, dunque fuori Vita, dentro Fazzi per la formazione bianconera, con la maglia numero 7 in campo. Entra proprio in questo istante Fazzi, dicevo quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 allo stadio Manuzzi di Cesena. Ma Pescara che ha dilapidato tre occasioni clamorose da gol in questo avvio di secondo tempo. Se il quinto tiro dalla bandierina per la formazione allenata da Zdenek Zeman, la battuta corta, pallone all'indietro proprio per Balzania, il controllo di Balzania, il tentativo di tiro, poi pallone invece sulla destra per Zampano, attacca ancora il Pescara, Zampano, il cross corto in area di rigore, riesce in qualche modo la difesa del Cesena a rinviare, ma il Pescara che ha recuperato il pallone è trasformata letteralmente, la squadra di Zeman, attacca ancora il Pescara senza soluzione di continuità in questo secondo tempo. Tocchiamo il sedicesimo, sempre 0-0. Prima di restituirti la linea, Andrea, devo dirti che in tribuna, tra i tanti addetti ai lavori, ci ha comunicato Enrico Rocchi che è presente anche l'allenatore Mimmo Di Carlo. Attacca ancora il Pescara sul settore di destra, Zamparo, il cross in area di rigore, ancora il colpo di testa di Perticone, ma è ancora la formazione adriatica, possesso di palla per il Pescara, Balzania sulla destra, ancora il pallone per Zampano, ancora l'ex giocatore, il cross di Zampano, pallone controllato dalla parte opposta da Benali, Benali sfera all'indietro per Mazzotta, ancora Mazzotta, pallone che viene poi servito a Carraro che lascia Balzania, ancora Balzania, siamo sulla tre quarti di campo, e Del Sole, Del Sole che manovra, ancora possesso di palla per il Pescara, Del Sole, il passaggio ancora per Zampano, ancora Zampano, il cross in area di rigore, il tiro e ce l'ha il gol del Pescara, Benali, il gol del Pescara, Benali, non trattiene il pallone, il portiere Furignati e la sfera termina in rete. Siamo giunti al 17° minuto nel corso del secondo tempo, il Pescara in vantaggio con Benali, dopo tanto spingere, dopo tanto attaccare, dopo tanto, tante occasioni da gol mancate, è arrivato il gol strameritato per la formazione adriatica con Benali. Siamo giunti al 17° minuto allo stadio Dino Manuzzi, cambia il punteggio, Cesena 0, Pescara 1, il gol di Ahmed Benali, a voi la linea. Eh sì, e qui invece l'ha fatta grossa Furignati, che è stato... Mai fare troppi complimenti. È stato strepitoso in tre interventi e mezzo, qui invece in versione Saponetta, su un tiro da posizione comunque ravvicinata di Benali, ma era un tiro centrale che Furignati non ha respinto, voleva bloccare, invece la palla gli è scivolata dalle mani e lentamente si è infilata alle sue spalle di quel tanto che bastava. E dunque con il tiro... diciamo meno pericoloso, non innocuo, ma meno pericoloso, il Pescara ha trovato il meritatissimo vantaggio, Paolo. Sì, era maturo il gol del Pescara, è arrivato su un clamoroso sbarione del portiere Fulignati, che aveva fatto i miracoli, abbiamo detto. Torno a dire quello che ho già sostenuto in altre trasmissioni, al di là del gol, perché adesso il gol ha premiato Benali. Benali anche oggi sta facendo una partita importante, perché nelle occasioni precedenti c'era lo zampino di Benali, perché comunque lui c'è sempre, perché comunque ha un'altra velocità di pensiero, perché sta giocando in una posizione non sua e sta rendendo bene, insomma, secondo me è il migliore in campo Benali, al di là del gol che ha messo a segno adesso, migliore del Pescara quantomeno. Riccardo. Beh, il vantaggio è strameritato, l'ho detto, infatti parlavo ma ero molto attento, perché da quando siamo entrati in campo nel secondo tempo, squadra completamente trasformata, con il gol, quattro azioni da gol, vantaggio meritatissimo, il Pescara che sogniamo è questo, speriamo vada avanti così, perché in questo caso veramente grande partita, proprio bene e basta, adesso è da tenere. La cosa che balza agli occhi negli ultimi 10 minuti di primo tempo e in questa parte iniziale di ripresa è che la squadra ha messo più intensità, più cattiveria, cioè
le giocate, e forse ci hanno ascoltato. Le giocate che Zeman vorrebbe si vedessero, una cosa è quando vengono fatte in maniera scolastica, quasi come se fosse allenamento, una cosa è quando vengono fatte con quella cattiveria, quando la palla viaggia più rapidamente, no, si dice la trasmissione, quando la palla da un giocatore all'altro viaggia con una velocità più spedita, quando il controllo di palla viene fatto con maggiore accuratezza, precisione e tecnica. Queste cose messe insieme rendono una squadra sicuramente più pericolosa, perché altrimenti cosa accade? Accade che il Pescara fa gioco ma poi non incide. Se giochi con questa intensità arrivi in porta, perché accorciando i tempi di gioco metti in difficoltà la difesa avversaria. Intanto Paolo, c'è un altro cambio forzato nel Cesena. Sì, si è infortunato Di Noia, al suo posto entra in campo Sbrissa, dunque in campo l'ex giocatore del Como, seconda sostituzione forzata, hai detto bene Andrea, per il Cesena. Prima si era infortunato Vita, sostituito da Fazzi, ora l'ingresso in campo di Sbrizza per l'infortunio di Di Noia. Dunque Castori è stato costretto ad effettuare due cambi, costretto proprio nel vero senso della parola, proprio per due infortuni, dunque due sostituzioni per così dire bruciate. Ce ne sarà ancora una sola per la formazione di casa, mentre il Pescara potrà approfittare, eventualmente potrà effettuare tre sostituzioni, perché fino a questo momento non ci sono stati cambi. Intanto deve essere piuttosto attenzione, perché c'è il Cesena, pericoloso pallone che termina di un lato alla destra della porta, difesa da Fiorillo. C'è stata questa conclusione davvero pericolosa, ci è sembrata dialogo, mentre stavamo vedendo le condizioni del giocatore del Cesena Di Noia, che non riesce neanche a camminare ed è accompagnato da due addetti del Cesena a spalla negli spogliatoi. Dunque brutto infortunio per il giocatore cesenate. I minuti sono 22 intanto qui al Dino Manuzzi, siamo entrati nella parte centrale, nella metà del secondo tempo. Ricordiamo il parziale a beneficio dei nostri telespettatori: Cesena 0, Pescara 1. Il gol, lo ricordiamo, realizzato da Benali nel corso di questa ripresa al 17° minuto. Per via di questi infortuni, crediamo, il gioco è rimasto fermo almeno 3 minuti per gli infortuni di Vita e di Di Noia, dunque crediamo che ci sarà un recupero abbastanza sostanzioso. È tutto per il momento dal Manuzzi, sì. Il parziale Cesena 0, Pescara 1, a voi. È curioso che il gol sia arrivato pochi minuti dopo che Paolo Renzetti ci ha segnalato che sulla tribuna dell'Orogel Stadium Manuzzi, su indicazione di Enrico Rocchi, ci fosse Mimmo Di Carlo, che è uno dei nomi circolati quando si è parlato di possibile esonero di Zeman. Mimmo Di Carlo, ma anche Roberto Stellone, ma anche Stefano Colantuono, ma anche la soluzione interna Massimo Epifani, tecnico della Primavera. Di Carlo, che era stato anche accostato al Crotone dopo le dimissioni di Nicola, e guarda caso Di Carlo sta vedendo oggi il Pescara, e devo dire che sta vedendo in questo secondo tempo un gran bel Pescara. Sì, sì, poi vedi come il calcio. Di Carlo è stato, diciamo, contattato, è una parola grossa, ma comunque è stato fatto un sondaggio su Di Carlo dopo che altri allenatori hanno trovato poi la panchina, perché Iachini ha trovato panchina, Cosmi ha trovato panchina, Stellone è un ottimo allenatore, forse convince un po' meno dal punto di vista caratteriale. Di Carlo era il profilo, si chiama così adesso, si dice così, il profilo più equilibrato per una realtà come quella di Pescara. Allo schirlo. Sì, no, vabbè, diciamolo anche, ma la volta non si diceva, se ti ricordi, profilo, no? Si diceva, vabbè, la figura di, vabbè, insomma, detto questo, sta vedendo un Pescara che in questo momento, se dovessimo giudicare soltanto la ripresa, non ha certo bisogno del cambio di allenatore. Il problema però è da valutare ed è più ampio. Certo, e qui torniamo anche a uno degli aspetti di cui ha parlato Zeman. Questa squadra tende, quando è in vantaggio, a sedersi, anche se molte volte si siede sul doppio vantaggio e poi viene rimontato in maniera quasi inesorabile. Qui c'è il vantaggio di un gol, sarà estremamente importante capire come il Pescara gestirà
questo vantaggio, se effettivamente gestirà in un senso un po' più completo del termine, cioè se abbasserà i ritmi o se continuerà a fare la partita cercando il secondo gol, quello della diremmo sicurezza, ma poi con il Pescara due gol di vantaggio non sono mai una sicurezza, quindi dobbiamo essere anche noi cauti nel dichiarare finita una partita con il Pescara in vantaggio di due gol. Però l'atteggiamento del Pescara dopo questo gol del vantaggio dirà tanto, no, se questa partita i biancazzurri possono portarla a casa. Peraltro, Paolo, c'è una punizione per il Pescara, ma soprattutto piove. Vero? Sì, è iniziato a piovere, sì, è iniziato a piovere da un paio di minuti anche in maniera abbastanza copiosa. C'è però questo calcio di punizione per, ecco, il Pescara. Siamo la punizione. Perfetto, siamo ad una decina di metri dalla linea dell'area di rigore. Scocca il 25esimo, sempre 1-0 qui al Dino Manuzzi, Orogel Stadium di Cesena. 1-0 per il Pescara. Ricordiamo il gol di Benali al 17esimo minuto di questo secondo tempo. Munita la barriera del Cesena, pronto Brugman a battere questo calcio di punizione. Arriva il fischio del signor Nasca di Bari, parte Brugman, il tiro, il pallone che termina di un soffio al lato. Pescara vicino al raddoppio, 26esimo, Cesena 0 Pescara 1. Poi la linea. Altra annotazione, Riccardo, gol di Benali, assist con cross di Zampano. Sono due giocatori che sono nel mirino della critica e sono giocatori dei quali si parla circa questa paventata rivoluzione, anche se il presidente Sebastiani smorza poi i toni sotto questo punto di vista. Però è chiaro che sono due giocatori che sono stati nell'occhio del ciclone, forse lo sono ancora, e che potrebbero pagare dazio in caso di prosecuzione con Zeman, anche se partite come queste riabilitano totalmente Benali, cioè ti fanno dire, beh, Benali allora con Zeman può giocare. Per una questione di serietà, non è che perché si vince una partita si smette di criticare o viceversa. Okay, però diciamo una cosa, cioè, Benali, se Zeman resta allenatore del Pescara come dovrebbe essere, per giocatori come Benali si apre una riflessione, cioè lui può ancora giocare in questo Pescara con continuità fino alla fine della stagione, oppure non vuole giocare in quel ruolo, si sente un po' limitato e magari può chiedere, sempre che ci siano delle richieste, di andare via perché lui non si sente valorizzato in questo modo. Cioè, è una riflessione che comunque va fatta. Poi magari Benali oggi sta facendo una grandissima partita, ha giocato una grande partita a Genova, magari continuerà a giocare bene. Tanto c'è il pareggio, ecco qua. Un erroraccio di Zampano che ha perso, ecco, un pallone incredibile. La sfera è terminata sui piedi di Allov, che ha messo il pallone in rete. Un regalo davvero clamoroso di Zampano a Allov, e il Cesena che trova il pareggio quando siamo giunti al 28esimo. Davvero un errore incredibile di Zampano, e il risultato che torna sulla parità 1-1. Linea a voi. Proprio anche Zampano stavamo coinvolgendo in questa discussione. Zampano continua con questa altalena, da un lato fa l'assist bellissimo per il gol di Benali, poi c'è questa incomprensione con Fornasier e lui sbaglia il controllo e regala poi a Yalov questa volata a tu per tu con Fiorillo, ed è incredibile come il Pescara autolesionista abbia permesso a Yalov di pareggiare una partita nella quale il Cesena non stava creando più nulla in questo secondo tempo. Tra l'altro ha ancora problemi per un giocatore del Cesena, proprio Yalov, che accusa dei crampi. Riccardo, davvero da non credere. Guarda, io quando vedo queste cose veramente rimango senza parole, perché ho appena detto un Pescara perfetto perché era perfetto, e poi facciamo questi sverioni difensivi che è una cosa, non lo so, veramente mi trovi veramente in difficoltà. Posso dire una e cosa, io lo vado difficilmente. Posso dire una cosa, Zampano magari rischiava l'espulsione, però ha fatto poi un'entrata in scivolata, ma almeno se lo prendi, detto in maniera poco elegante, se lo prendi fai fallo, magari ti becchi anche un rosso, ma almeno lasci la squadra in 10 uomini ma senza il gol del pareggio. Invece lui ha anche lisciato l'intervento in scivolata per recuperare su Yalov, che è andato in porta. È così. Scusa. No, ma Riccardo, tu parlavi di svarione difensivo, no?
In questo caso è lo svarione di un singolo, perché lui proprio ha sbagliato lo stop, non so che cosa voleva fare. Cioè, in altri casi, nel primo tempo, ci sono stati gli svarioni proprio di tutta la fase difensiva. Qui l'errore è clamoroso. Io capisco che magari, sto esagerando, sta piovendo, capisco che è difficile controllare il pallone, ma lì era il controllo più semplice, certo, del mondo, in una zona abbastanza, certo, tranquilla. L'unica cosa di che campo, posso dire, forse è stato un po' tratto in inganno dal movimento di Fornasier, che poi comunque gli ha lasciato il pallone. Fornasier sembrava volesse andare sulla sfera, poi l'ha lasciata perché c'era Zampano che era proprio fronte al pallone. A quel punto poi Zampano ha controllato male la sfera, si è allungata e io qui parlerei dell'errore del singolo, perché tecnico, mi sembra evidente l'errore tecnico di un giocatore che ha sbagliato, ma proprio per questo motivo, se il Pescara non si fa condizionare da questo clamoroso errore di un singolo, potrebbe continuare a giocare la sua partita come ha fatto nei primi 20 minuti della ripresa, perché qui sta la forza adesso del Pescara, se ce l'ha. Noi avevamo un po' aperto la discussione proprio su Zampano e Ben Ali, ci eravamo soffermati su Ben Ali facendo determinate riflessioni anche in ottica mercato, ma è chiaro che queste riflessioni andavano e vanno fatte anche su Zampano. Il raddoppio del Pescara, il raddoppio del Pescara quando siamo giunti al 30° minuto nel corso del secondo tempo, il gol di Pettinari, 12ª rete stagionale per l'attaccante biancazzurro, che se n'è andato sul filo del fuorigioco, è entrato in area ed è andato a mettere il pallone in rete, e dunque Pescara che dopo aver subito il pareggio si riporta in vantaggio. Mezz'ora di gioco, il gol di Pettinari, mentre Zeman evidentemente non perdona Andrea Zampano che viene sostituito da Crescenzi, dunque fuori il tanto grande, scusami Paolo, grande idea di Brugman, la palla scucchiaiata bellissima, Pettinari tenuto in gioco dal laterale sinistro del Cesena che è rimasto basso, si trattava di Perticone e praticamente Perticone ha fatto sì che Pettinari nel suo movimento in profondità rimanesse in posizione regolare, dunque bravo Brugman, bravo Pettinari, ingenuo Perticone e fa bene Zeman, perché tra l'altro mi pare che sono andati tutti quanti ad abbracciare Pettinari, ma non ho visto Zampano, che forse in testa aveva ancora quell'erroraccio. E stavamo dicendo, poi Zampano è su questa altalena, fa l'assist, ma poi è complice in questi svarioni difensivi. Anche con la Ternana, ricorderete quello screzio finale con alcuni giocatori che se la sono presa con lui, alcuni compagni di squadra che se la sono presa con lui alla fine di Pescara-Ternana. Evidentemente è una stagione molto complessa per Zampano e appena fa una cosa positiva come l'assist per Ben Ali, poi cancella tutto con un colpo di spugna regalando al Cesena il gol del pareggio. Per fortuna del Pescara questa giocata Brugman-Pettinari ridà il vantaggio alla squadra di Zeman ed è un vantaggio che continua a essere meritato. Il cambio è fatto, è entrato Crescenzi, Paolo. Zeman non perdona, ma non perdona non per l'errore che comunque è stato clamoroso e decisivo per certi versi, ma per l'atteggiamento, io credo. Ha continuato a dargli fiducia, perché lui tecnicamente è un giocatore che ci può stare, come in Serie B è uno dei più forti giocatori esterni, ma l'atteggiamento, io ricordo un'intervista proprio qui su TV6 in cui lui diceva: io non devo dimostrare niente, sì, a nessuno, sì. Va bene, ok, però poi parla, cioè, capisci, quando fai una dichiarazione del genere poi ti metti in una condizione tale che devi dimostrare, è come se devi dimostrare, esattamente il contrario. Io prima mi permettevo di dire questo, siccome il gol del pareggio del Cesena è arrivato da un errore di un singolo, in questo caso Zampano, ci può stare, certamente è stato clamoroso, il Pescara deve continuare a giocare come ha fatto in precedenza, perché non è una... Oh, attenzione, chi entra, scusami, questa è quasi clamorosa, Campagnaro, Paolo sta entrando. No, Stendardo. Sì. Stendardo? Sì, c'è Stendardo, sì, entra in campo Stendardo per Coda. E allora ci sono problemi per Coda. Sì, problemi per Coda, e dunque entra Stendardo in campo, esordio stagionale per l'esperto difensore biancazzurro. E c'è la terza, un giocatore, Paolo, fuori lista fino all'altro ieri, rimesso in lista prima della gara con la Ternana, addirittura fa il suo debutto stagionale in questa gara di Cesena.
Paolo. Sì, intanto c'è la sostituzione anche nel Cesena, perché entra in campo con la maglia numero 11 Moncini ed esce Perticone, dunque fuori un giocatore con spiccate doti, diciamo, offensivo, comunque più offensive rispetto a Perticone, che è un difensore puro. Dunque segnaliamo e segniamo sul nostro taccuino l'ingresso in campo di Stendardo quando siamo giunti al 35esimo minuto nel corso della ripresa. Ricordiamo il parziale: Cesena 1, Pescara 2 nel Pescara esordio stagionale per Stendardo. A voi la linea. Beh, questa comunque è davvero particolare, un giocatore fuori dai piani che molti hanno detto, ma perché non liberarsi, perché il Pescara non si riesce a liberare di un giocatore come Stendardo, un Pescara ricco di giocatori dal grande passato ma oramai in là con l'età, come Bovo, Campagnaro, lo stesso Coda, e ora risbuca Stendardo e quindi risalde, in questo contesto viene tenuto fuori. Zeman si affida all'esperienza di un giocatore comunque come Stendardo, ripescato, tirato fuori dalla naftalina dopo esserci stato fino all'altro ieri, e lui chiuderà dunque la partita al centro della difesa. Sì, qui intanto da casa ci scrivono. Ecco qua. Del Cesena, il pareggio del Cesena, incredibile, sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone è terminato proprio sui piedi di Moncini, giocatore che era entrato in campo da un minuto. Calcio d'angolo per il Cesena, solita amnesia difensiva del Pescara sulle palle inattive, e pareggio, secondo pareggio del Cesena con Moncini. Davvero incredibile quello che sta accadendo anche questa sera in terra di Romagna. 36esimo, di nuovo parità, Pescara 2, Cesena 2, il gol di Moncini. A voi la linea. Io francamente non ho tante parole, e tra l'altro mi sembra fuori gioco, sotto la linea. A me sembra... Allora, intanto probabilmente autogol di Brugman. Intanto mi sembra autogol di Brugman. Autogol di Brugman. A me sembra autogol di Brugman, ma sembra anche di vedere un Moncini in fuorigioco. Chiedo a Maurizio da qui se è possibile la solita operazione per noi. Noi vogliamo la VAR perché non capiamo il VAR qua. Di Dagui. Però noi la chiamiamo la magata, questa qui. Esatto. Sì, è vero, è la magata di Maurizio. Allora, Maurizio, questa inquadratura abbiamo bisogno quando c'è il colpo di testa. Fermiamoci un po' indietro, ecco, questo è fuori gioco. Tutta la vita. Gol che era da annullare, perché poi Brugman gioca la palla perché vuole anticipare Moncini. Fuori gioco di Moncini. Questo è fuori di gioco. Di un metro. È fuori gioco di un metro. Netto. Un metro in fuorigioco, quindi al di là dal dello momento che colpisce la palla difensivo, dai, come si fa? Poi ecco, andiamo un po' avanti, Maurizio, perché qui vediamo che il tocco, a parte che Moncini va sul pallone, cerca di giocarlo, quindi la posizione è assolutamente attiva. L'ultimo tocco è di Brugman, ma il gol era da annullare per fuorigioco di Moncini. È un errore anche piuttosto lapalissiano, noi ce ne siamo accorti nel vedere l'azione così da un'altra inquadratura, ma chiaramente l'assistente è molto più allineato, molto meglio allineato. Qui c'è una respinta corta di Mazzotta, poi l'intervento di Scognamiglio. In questo momento Moncini è al di là di tutti, Brugman va per cercare di anticipare Moncini, che cerca di giocarla con il tacco, forse anche la tocca, ma se non la tocca cambia poco. L'ultimo tocco è di Brugman. La palla finisce dentro, ma noi nell'inquadratura precedente, che è un'inquadratura un po' più in linea, abbiamo constatato che Moncini era al di là dei due difensori del Pescara, proprio davanti a Fiorillo. Poi... Il collaboratore è rimasto tratto in inganno, perché Moncini stava rientrando, ha fatto immediatamente dopo il colpo di testa un passo in avanti, e chiaramente lì collaboratore devi essere bravo a vedere che la posizione era di fuorigioco, certamente. Anche perché lui è tratto in inganno da Mazzotta, che aveva rimesso la palla in mezzo, e quindi dall'inquadratura così non sembrava fuorigioco, invece da quella laterale si vede nettamente. Paolo, c'è un terzo e ultimo cambio nel Pescara. Sì, terzo e ultimo cambio, è entrato in campo Pescara, che sta per perdere ancora un pallone sulla propria tre quarti, è entrato in campo Mancuso per
del Sole. Dunque esaurite le sostituzioni anche dal Pescara, siamo giunti al 39esimo di questo secondo tempo. Attacca la formazione adriatica, ma c'è un passaggio completamente sballato di Crescenzi con il pallone che termina sul fondo. Dunque rimessa laterale per il Cesena, che grazie a due regali della difesa del Pescara, tra l'altro come dicevate il secondo gol realizzato, autogol di Brugman con la complicità di Moncini, era da annullare per il fuorigioco del giocatore cesenate. Dicevo, ora c'è ancora il Cesena che attacca, ancora in area di rigore, il miracolo di Fiorillo sul colpo di testa ancora di Moncini, e Cesena che arriva ad un passo dal gol del 3-2. Siamo al 40esimo, Pescara che ha rischiato di prendere il gol, attenzione, ancora il Cesena in avanti, pallone che termina sul fondo. Dunque Pescara che ha rischiato di incassare il gol del 3-2, 5 minuti al termine di questa incredibile partita, poi la linea. Bah, ci mancava solo quella, la partita non è finita, ma veramente può succedere di tutto. Comunque, evidentemente anche una stagione così, io quando vedo insomma gol presi in questo modo, e sai, a Salerno il gol di Minala... in fuorigioco, in questo caso gol in fuorigioco, ci sono considerazioni che si possono fare tecniche, ci sono considerazioni che si possono fare di natura mentale, psicologica, tutto quello che volete, però è anche vero che determinati episodi, il Cesena ha avuto due opportunità per pareggiare sullo 0-1 e sull'1-2 e ha fatto gol. Non sempre capita che la squadra avversaria alla prima opportunità di pareggiare ti faccia gol, come la Ternana, vai a riposo sul 2-0 avendo segnato al 47esimo il secondo gol, poi riprende il gioco, la Ternana alla prima azione fa gol, alla seconda azione fa gol. Anche questo insomma conta, magari ci saranno delle fragilità, ci sono anche degli errori arbitrali, però questo prendere gol sistematicamente alla prima occasione che concedi quando vai in vantaggio certo non aiuta. Ci sono degli errori dei singoli, come nel caso di Zampano, e nel secondo caso c'è l'errore della terna arbitrale. È anche vero che quella palla è stata troppo in area di rigore, non è stata rinviata, è stata rinviata corta da Mazzotta, poi è intervenuto Scognamiglio, però è anche vero che è fuori gioco, lì c'è poco da fare, si alza la bandierina e quell'azione è cancellata. E ora Pescara ha rischiato anche di prendere il 3-2. Davvero è difficile... commentando la partita nel suo svolgimento, e poi è anche difficile dare una certa logicità ai ragionamenti, perché qui si viene smentiti in un attimo, Paolo. La magra consolazione è che almeno nel secondo tempo ci siamo divertiti, no? Anche un po' svegliati, perché nel primo parziale eravamo qui a volte a guardarci tra di noi e dire ma che sta facendo il Pescara, cioè totalmente assente. Attenzione, c'è il gol, Paolo, tra l'altro bellissimo. Il vantaggio del Cesena quando siamo giunti al 42esimo minuto, la formazione di casa che trova il gol del 3-2, davvero pazzesco quello che sta accadendo con Moncini, ancora la rete di Moncini. E questa volta crediamo che non ci sia l'irregolarità, questo giocatore che è entrato in campo e che in 5 minuti ha segnato 2 gol rovesciando il punteggio dall'1-2 al 3-2, ma solo una squadra sconcertante come il Pescara riesce a far risorgere gli avversari, e questa sera ne ha beneficiato la formazione cesenate. Siamo giunti al 43esimo minuto, Cesena 3 Pescara 2, il gol di Moncini, e Pescara che vede nuovamente le streghe. A voi la linea. Bah, davvero si rischia di restare senza parole, però le dobbiamo trovare, e questi episodi hanno fatto riemergere poi la fragilità del Pescara, che a inizio del secondo tempo era una squadra padrona assoluta del campo, del gioco, capace anche di riprendersi il vantaggio dopo quell'errore clamoroso di Zampano, e poi in un attimo cambia tutto, passando anche per un errore arbitrale. Secondo me non so se forse c'è un rosso, vuoi vedere? E qui, se così dovesse essere, Paolo, c'è un provvedimento? Sì, no, c'è un giallo. Mazzotta. Sì, un giallo per Mazzotta, siamo al 44esimo, Andrea, crediamo ci sarà da recuperare parecchio, ma un finale davvero
diciamo in verecondo per il Pescara, perché non è possibile subire due gol in cinque minuti dopo essersi dopo essere andati per due volte in vantaggio, subire la rimonta per due volte del Cesena e addirittura poi il gol del 3-2. Questa squadra purtroppo è una squadra molto fragile psicologicamente, dunque bisognerà prendere dei però, provvedimenti. Scusami Paolo, se Zeman dovesse venire in sala stampa, come è già successo, perché Zeman spesso si è appellato anche alle decisioni dell'arbitro, dovesse dire beh però quel secondo gol è in fuorigioco e se noi non prendiamo quel gol non prendiamo neanche il terzo, poi come si potrebbe ribattere? Che sono tutte chiacchiere e le chiacchiere se le porta il vento? No, io penso che sia più corretto analizzare la partita nei suoi 90 minuti, perché credo che questo sia il modo in cui dovrebbero ragionare. Attenzione, Pescara in 10, ecco Pescara qui, in 10, ecco, chiedo scusa, espulso Valzania, Pescara in 10 uomini e Valzania che è stato espulso salterà la gara di domenica prossima con il Novara, piove sul bagnato per il Pescara, c'è stata questa ingenuità di Valzania che è andato a commettere fallo, ma Pescara... Fallo di frustrazione, fallo di frustrazione Paolo. 5 minuti di recupero Andrea, 5 minuti di recupero qui nella bolgia del Manuzzi. Pescara che dovrà cercare di pareggiare questa partita, tra l'altro l'inferiorità numerica. Niente da dire, è un intervento scomposto, disinteressato sul pallone, solo sull'uomo, intervento di frustrazione. Il rosso c'è, lo ha rischiato anche in precedenza Mazzotta che aveva sgambettato a tradimento a palla lontana Yallov, è stato risparmiato del rosso, non del giallo. In questo caso il rosso c'è. Paolo, ti avevo interrotto. No, ma stanno succedendo tante cose in questi ultimi minuti. E la magra consolazione che abbiamo visto per una ventina di minuti, anche qualcosa in più, un ottimo Pescara nel secondo tempo. Ma le partite, quello che ti dicevo prima, andrebbero viste nella loro globalità. Ecco, cioè, le partite durano quasi telepaticamente, minuti, Maurizio, no? Perché io volevo vedere la classifica, ce la propone, c'è l'aggancio del Cesena che fino a poche giornate fa era in zona retrocessione, ora c'è l'aggancio sul Pescara. Attenzione perché questa giornata deve finire e il Pescara si sta avvicinando, ai noi, proprio alla zona più pericolosa, la zona play-out e poi ancora la zona retrocessione. Davvero una brutta classifica quella che si sta profilando con l'aggancio al momento del Cesena, Paolo. Sì, no, solo per concludere, perché qui vedo che stanno succedendo tante cose, adesso le ammonizioni di Benali. Cioè, allora, questo è un Pescara che forse oggi... la partita deve ancora finire, forse avrebbe meritato o meriterebbe il pareggio, però il discorso è questo, che il calcio è fatto di risultati, di gol fatti, di gol subiti, i giornalisti possono intervenire poco, anche se qualche SMS ovviamente arriva anche nei confronti dei giornalisti che fanno o provano a fare il proprio mestiere, però mi sembra di poter dire che se la partita dovesse finire così, il Pescara da questa sera è ufficialmente in lotta per evitare la retrocessione. Però facciamola finire ancora. Certo, perché poi può succedere di tutto. E oltre a essere una squadra, secondo insomma, quanto detto da Paolo, iscritta alla lotta per non retrocedere dopo questo risultato, se sarà questo. Riccardo, torniamo a parlare ancora della posizione di Zeman? Una partita del genere può lasciare il segno da questo punto di vista? Ti vedo distrutto come mai, perché noi purtroppo dobbiamo trovare le parole per andare avanti, perché davvero la voglia non ci sarebbe, perché ne abbiamo viste talmente tanti in questa singola partita, in questi ultimi minuti, col Pescara che fino a 10 minuti fa era in vantaggio, ora addirittura è sotto di un gol e di un uomo, però qualcosa dobbiamo dire su Zeman, quindi Riccardo. Ma che cosa che ti dico? Ma va bene, guarda, facciamo una cosa. Ma io vedo delle cose. Con la tua delusione. Perdonami, non è che non trovo le parole, ma cioè, no, vedo delle cose inaudite. Ho visto cose che. Ma guarda, veramente, credimi, cioè una. Anche se tu prendi un gol, perché lo puoi prendere, non puoi disunirti e poter cercare di far fallo come Valzania, però come mettiti nella testa dei giocatori del Pescara, padroni del campo, andiamo in vantaggio, ci riprendono in quel modo, ritorniamo in vantaggio, siamo ancora padroni della partita e ti ritrovi 2-2 senza neanche capire perché.
senza neanche capire perché, e a quel punto determinate fragilità tornano fuori. Comunque è il caso di tornare da Paolo Renzetti, perché ci avviciniamo all'ultimo minuto di recupero, al quinto ultimo minuto di recupero. Paolo, con te fino alla fine. Sì, siamo all'ultimo minuto di recupero, sempre 3-2 per il Cesena, davvero una doccia gelata se sarà questo il risultato finale per i tifosi del Pescara, che si erano illusi, 500 tifosi del Pescara dopo il doppio vantaggio, ma Pescara che questa sera ancora una volta ha dimostrato di essere anche autolesionistico. Ancora Biancazzurri che cerca di portarsi avanti con Pettinari, subisce fallo, termina a terra, calcio di punizione per la formazione adriatica, nervi a fior di pelle in campo con cartellini gialli, che viene ora ammonito anche Fazzi, ma il Pescara avrà il fardello con tantissimi assenti domenica prossima, anche il fardello della squalifica di Valzania, uno dei giocatori migliori di quest'ultima parte di stagione. L'augurio di poter recuperare qualche giocatore. No, non sarà Paolo, perché non ci sarà Proietti, non ci sarà Palazzi, non ci sarà Valzania. Restano in tre praticamente. Giocherà Canutè. Attenzione, ancora il Cesena, e c'è il gol, il 4-2 del Cesena, il 4-2 del Cesena con Doncor, e dunque gara finita. Anche Doncor segna contro il Pescara. Allo stadio di Cesena con la vittoria della anche formazione di casa per 4-2 il gol di Doncor, e per il Pescara finisce davvero in maniera ingloriosa, finisce anche la partita. Cesena batte Pescara 4-2, davvero un brutto finale, un brutto epilogo per il Pescara, che arriva ai margini della zona playout dopo questa ennesima sconfitta, dopo questa partita dai due volti. Un Pescara Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma un Pescara che evidentemente, crediamo, dovrà rivedere i piani di questa stagione, ammesso che alla vigilia del campionato si potesse pensare ad un campionato, ad un torneo di vertice. Dopo questa gara, dopo questa sconfitta, evidentemente bisognerà ripensare agli obiettivi e soprattutto a fare punti per allontanarsi dai margini della zona playout, perché il Pescara dopo questa sconfitta scende e scivola in classifica proprio molto vicino alla zona playout. Il finale, perché siamo andati già in commento, l'abbiamo fatto anche con Paolo Sinibaldi e Riccardo Clinco a questa partita, finale di questa gara incredibile, 0 gol nel primo tempo, 6 nella ripresa, Cesena che batte Pescara 4-2, Pescara che ha chiuso la gara in 10 uomini anche per l'espulsione di Valzania, e domenica prossima allo stadio Adriatico nel match delle 17:30 con il Novara, il Pescara avrà un solo risultato a disposizione, quello della vittoria contro la formazione piemontese. Vedremo cosa accadrà e cosa si dirà nel 91esimo negli spogliatoi del Manuzzi, dove ci recheremo okay. Tra qualche istante. Per il momento è tutto a voi. Grazie. Io ho subito al telefono Antonio De Leonardis. Ciao Totò, buonasera. Ciao Andrea, buonasera. È una buonasera per modo di dire, però è una partita che può lasciare il segno. Antonio, come la commentiamo? Ma guarda, è stato un andamento sconcertante, insomma, Pescara praticamente l'ha persa, anzi l'ha strapersa nel momento in cui la stava stravincendo, perché la ripresa, insomma, ha fatto 20 minuti eccezionali con Cesena, che non riusciva nemmeno a superare la propria metà campo, e poi questo finale è assurdo, voglio dire, la squadra che come al solito è fragilissima, quello che stiamo ripetendo purtroppo da mesi e mesi oramai, cioè non c'è certezza, voglio dire, credo che andare una partita così, primo tempo sottotono, però insomma abbastanza controllata, poi prendi in mano la partita e poi te la vedi sfuggire, addirittura straperti. Un istinto suicida del Pescara, Antonio. Ah sì, no, ma appunto io non lo so, guarda, non so più cosa dire, perché tra l'altro in quel momento non credo che nessuno se l'aspettasse questo crollo finale. Diciamo dire. Che per sì. Mezz'ora 35 minuti il Pescara è stato padrone del secondo tempo. Sì, assolutamente, cioè ha avuto un vantaggio che ovviamente era strameritato. Ciao Riccardo. Totò, questa squadra a un certo punto ha dimostrato di saper giocare a pallone, ha fatto una mezz'ora veramente, ti uso un termine, sì, sì, entusiasmante, e poi
Ma com'è possibile? Cioè, Com'è possibile? È una squadra fragile, cioè, se succede evidentemente non è una squadra all'altezza, voglio dire, perché non è la prima volta, guarda, stavolta, cioè, questo la ricordiamo oggi, però ci sono state almeno 10 partite come questa, con la squadra che ha dominato per un tempo, che sia il primo, che sia il secondo, e che però il resto, poi il resto della partita ha sbagliato completamente, voglio dire. Io non c'è, tra l'altro adesso sono 18 giornate, c'è, cioè, il tempo per crescere, credo che ne abbia avuto tanti, soprattutto a crescere di mentalità, di esperienza, di saper leggere i momenti della partita, però questo non succede assolutamente, quindi che ti devo dire, io sono abbastanza sconcertato. Ecco Antonio, di fronte a questo panorama, lo shock di un cambio dell'allenatore, ma neanche per questioni tecniche, proprio per allontanare la negatività totale di questo momento e la fragilità di cui parlavi, può essere una delle soluzioni? Perché a questo punto anche la striscia di risultati è una striscia eloquente ed è una striscia assolutamente negativa. Guarda, per la storia di dare una scossa all'ambiente, almeno io la ritengo una fesseria. Il problema è se tu ci credi, portare avanti questi di lavoro, pensi che l'allenatore sia quello giusto per andare avanti, comunque altrimenti cambi, voglio dire, è ovvio che deve essere questa la scelta. Io appunto le parole che ha detto lunedì in trasmissione intervenendo Sebastiani, quello di trovare un equilibrio praticamente tra gli anziani e la squadra. Oggi in parte mi sembra che sia la stata con la presenza di Brugman, Benali e Coda, però poi alla fine questa è una squadra che ha perso tempo, cioè questo sta perdendo tempo da febbraio dell'anno scorso, insomma, da febbraio della scorsa stagione, perché non si riesce a vedere una squadra che riesca finalmente a trovare un suo equilibrio definitivo, voglio dire. Poi gli errori ci stanno, c'è, cioè, Giampano che sbaglia sull'azione, gli errori li fanno tutti i giocatori, come l'avevano fatto loro sui gol, cioè la papera del portiere sul primo gol del Pescara. Voglio dire, gli errori non è questo che bisogna vedere, il problema è capire perché se questa è la squadra che può trovare finalmente, crescere, trovare un suo assetto definitivo. Tra l'altro ti ricordo, oggi è stato espulso Valsania, che adesso rimedierà la squalifica. Valsania, che credo che possa essere le migliori novità di quest'ultima fase. I problemi ne ha tanti, ma soprattutto questo fatto che non riesca a trovare una sua identità, un suo equilibrio, voglio dire, nel bene e nel male, voglio dire, magari una squadra che si difende a oltranza per il momento in cui capisce che non ce la fa, oppure che attacca il momento giusto, cioè questo purtroppo non riusciamo a vederlo, cioè una squadra che abbia una sua identità precisa, che riesca comunque a gestire la partita al di là degli errori che ci possono stare. Antonio, qui c'è Paolo Sinibaldi che vuole condividere con te una riflessione, Paolo. Sì. Ciao Totò. Ciao Paolo. È incredibile leggere il risultato, no? Cesena 4, Pescara 2, dopo aver visto, diciamo, anche l'andamento della partita, soprattutto questi primi 20 minuti del secondo tempo. È la dimostrazione, come dicevi tu, che questa è una squadra fragile, una squadra che mostra tutte quante le sue carenze anche dal punto di vista non solo tecnico-tattico ma anche caratteriale. Mi viene da pensare una cosa, che è una domanda che faccio a te, ma in realtà è un po' anche soprattutto il mio pensiero, perché sai che spesso le squadre, no, anche quelle fatte da buoni giocatori sulla carta con dei nomi, diciamo, discreti per la categoria, a volte insieme non creano una squadra. Spesso le squadre sono una ciambella che deve riuscire col buco. Io ho l'impressione che questa squadra sia una ciambella a cui manca qualcosa. E non si sa cosa, forse.
Paolo, sì, sono d'accordo con te. Il problema vero è questo, cioè che oramai sono passati diversi mesi all'inizio della stagione, mettiamoci pure la preparazione, però questa è una squadra che si porta, che non è ancora una squadra, perché cioè, nelle situazioni normali, quando tu stai dominando la partita, stai vincendo, in quel momento credo che possa crescere l'autostima a qualsiasi livello, voglio dire, e invece è proprio in quel momento che la squadra ti tradisce, perché non c'è questo equilibrio. Chiaramente il fatto che, a mio avviso, che fino siamo arrivati alla 18ª giornata e siamo ancora a vedere quali sono le scelte da fare, che l'allenatore le cambia di settimana in settimana, cioè è difficile trovare quella squadra che diciamo noi, la sua compattezza, cioè questo è un gioco di squadra purtroppo, se non si aiutano, se non stanno insieme, se non si conoscono, se non si capiscono, se non si riescono a integrarsi, questa squadra non uscirà mai. Senti Antonio, però 15 minuti, poco meno, giocati da Stendardo, qualcuno fa notare con i messaggi, è entrato Stendardo, in 8 minuti il Pescara ha preso 3 gol. Ora magari... Ma no, questo credo che sia generoso, perché credo che non abbia avuto colpe. I gol che ha preso il Pescara, un paio sono addirittura allucinanti, ma non c'entra, non credo che lui sta piazzato lì in mezzo all'area, voglio dire. Tra l'altro il secondo in fuorigioco, Antonio, secondo noi. Ma io non l'ho rivista, però è possibile. Però ti voglio dire, la responsabilità di Stendardo, io proprio non sarebbe molto ingeneroso da lui, però il problema è che la squadra si è sfaldata in quel momento, è tutto qui. Mentre Cesena faceva le mosse della disperazione, attaccati lui, cioè, sappiamo come gioca Castori, come l'ha impostato, 4-4-1-1, cioè, insomma, con le ripartenze di Yellow, ma poi l'ha dovuta cambiare in corsa per cercare di mediare, improvvisando una soluzione che probabilmente nemmeno lui pensava che fosse quella giusta, però gli è andata bene, e lì il problema è andata bene perché il Pescara in quel momento ha perso la testa. Questo certo. Penso io. Va bene, Antonio, io ti ringrazio, avremo modo tanto di riparlarne anche certo. Lunedì sera nel corso di replay, perché chiaramente ci sarà di che parlare. Ah, chissà. Credo di sì, questa è un'altra botta. Saluta agli amici lì, a Riccardo. Ciao, e Paolo. Ciao. Grazie. Ciao, dottor. Grazie. Ragazzi, vedo il risultato, cioè 4-2 per il Cesena, basta difendere il giocatore e allenatore, ma in modo particolare il presidente, sveglia, e ora che chi commenta lo dica apertamente. Sì, è chiaro, Sebastiani lo ha detto, tutti siamo in discussione, io in primis, però poi quando si fanno questi discorsi, che sono formalmente anche corretti, poi bisogna calarli nella realtà. Che vuol dire poi essere tutti in discussione? Cioè, se poi le cose continuano ad andare male, come sta avvenendo, l'essere in discussione tutti quanti a cosa può comportare? Non è che il presidente lascia la società dall'oggi al domani, è chiaro che questo è un riferimento che va più alla parte tecnica, cioè ai giocatori e all'allenatore, e sappiamo che l'allenatore è il primo che paga, perché è il provvedimento più immediato che si può prendere per dare una inversione a questo stato delle cose. Perdonami, ma anche dire rimetto il mio mandato perché la squadra non mi segue, non sono in grado di far capire i miei schemi, o la squadra non capisce i miei schemi. Sai, la linea è sottile, è molto sono io che non mi so spiegare o tu che non capisci, è sempre sottile, però il risultato è che, e sono veramente arrabbiato, perché noi per mezz'ora abbiamo fatto vedere per giocare a pallone, quindi non è che non abbiamo mai fatto vedere questo. E quindi che cosa vuol dire questa cosa? Che perché? Non è che non sai fare quello che dice Zema, lo sai fare, perché per mezz'ora l'hai fatto. E poi qual è il problema? Il problema a livello psicologico, che cioè hai paura, cosa succede? Cosa succede in una partita del genere? Che sta mandando veramente... sta mandando a carte 48. Prova l'intera stagione. Prova a darti un'interpretazione, di sentire Paolo, che i giocatori dentro di sé pensano, ecco, si sta per materializzare, tra poco si materializzerà un'altra beffa, e la subiscono. Quando hai consapevolezza che le cose non vanno bene, pensi sempre alla cosa più negativa che può accadere, anche quando arriva in vantaggio, ecco ora ci riprendono, ecco ora va a finire che la vincono pure, e accade quello perché proprio c'è un condizionamento mentale che poi si riflette sugli atteggiamenti, Andrea, in campo. Dietro una partita
c'è una città, ci sono i tifosi, ci sono i soldi che tira fuori il presidente, ci sono le carriere che devono fare questi giocatori, ma non si rendono conto della, uso un termine un po' forte, stiamo parlando di sport, Riccardo, della gravità di questa quello cosa. Quello che è successo, l'Inter, che lo scorso anno, quasi con la stessa squadra, con un paio di ritocchi, lo scorso anno ha fatto una stagione pessima, non entrando neanche in Europa League, quest'anno va da capolista in battuta a Torino. È vero, c'è un allenatore nuovo, ma possibile che questo allenatore abbia così la bacchetta magica? Da... È chiaro che qualcosa nella testa è cambiato, c'è un lavoro fatto a monte, ma c'è poi, sai, gli episodi, no? La partita, tu l'hai vista qui in questi studi, la partita di Crotone, magari se quella partita l'Inter non la vince, invece... No, doveva poi perderla, queste sono cose che fanno sì che nelle squadre si creino dei convincimenti che sono di natura positiva o negativa. Questa squadra ha subito delle rimonte in questa stagione che hanno evidentemente frustrato mentalmente i giocatori. Questo va ad appesantire un quadro nel quale questa squadra molto a tratti, se non raramente, gioca il calcio di Bolezza. Io credo che tu abbia ragione. Credo che tu abbia ragione. Guarda, è così. Sono d'accordo anche con qualche telespettatore, no? Che sta mandando sms, l'abbiamo detto anche noi, no? Cioè, per me il Pescara 20 minuti del secondo tempo è stato zemagnano, lo dico, sì. Ma le partite durano 90 minuti, è sempre la stessa storia, c'è qualche problema che va sicuramente a toccare la parte tecnico-tattica, ma anche quella caratteriale. Io credo che dopo questa partita ci sarà la necessità urgente di fare un punto della situazione in società per quello che c'è da fare, no? O in prospettiva mercato oppure in prospettiva immediata, perché io adesso tra qualche minuto vi lascio continuare, tornerò a casa o al mio lavoro con una consapevolezza e con un amaro in bocca diverso dalle altre volte, perché le altre volte magari in macchina pensavo, tornando verso Pescara, sì, abbiamo perso, però c'è ancora tempo di fare qualcosa. Stavolta no, stavolta risalgo in macchina, torno verso Pescara con un pensiero che è quello che ho detto anche prima, ma mi sta risuonando sempre di più dentro la testa, che da questa sera siamo ufficialmente in zona retrocessione. Grazie Paolo. Grazie a tutti. Grazie, quanti voi. Ciao Riccardo, ciao Andrea, ciao Maurizio, ciao tutti. Noi proseguiamo e andiamo subito da Paolo Renzetti per sapere che aria tira in Mix Zone. Paolo. Sì, non tira una buon'aria, diciamo, qui in Mix Zone nel 91esimo. Dobbiamo dire, Andrea, per dovere di cronaca, che nel finale di partita, quando la squadra è andata sotto il settore di Curva Nord, dove si trovavano i 500 tifosi del Pescara, tifosi hanno invitato i giocatori a non avvicinarsi. C'è stato un chiaro segnale di spaccatura, di rottura tra la curva e la squadra, perché i giocatori sono stati invitati a non avvicinarsi. E a quel punto Pettinari e compagni si sono girati e sono rientrati verso gli spogliatoi. Dunque direi che questa è una notizia importante che arriva proprio dal finale di gara di questa sera al Manuzzi di Cesena, e tra l'altro ci sono stati anche dei cori dei tifosi del Pescara all'indirizzo della squadra, cori non proprio eleganti. È arrivato Enrico Rocchi in postazione. Buonasera Enrico. Buonasera. Allora, stavamo dicendo, Enrico, io ti do l'auricolare così puoi sentire anche le considerazioni da studio. Stavo seguendo proprio il finale di partita quando la squadra si è avvicinata, diciamo, verso il settore dove si trovavano i tifosi del Pescara, tifosi che hanno invitato i giocatori a non avvicinarsi. Diciamo che questa è una nota non marginale di questa partita, di questa serata, perché a questo punto i tifosi evidentemente stanno iniziando a perdere un po' la pazienza. Si aspettavano un risultato positivo dopo che la squadra per due volte si era portata in vantaggio, non è arrivato neanche un pareggio, è arrivata la sconfitta. Sì, vabbè, ci sta questa reazione dei tifosi, sono amareggiati per il risultato, fa parte ovviamente del gioco, perché quando si perde certo non si può essere felici, però al contrario di altre volte oggi si può rimproverare poco alla squadra. Adesso stavo vedendo l'azione del secondo gol di Moncini, l'autorete di Brugman, che c'è una sospetta posizione di fuorigioco, ma non dobbiamo ovviamente appellarci a questi episodi, perché
Secondo me già il pareggio è un risultato che stava stretto al Pescara, figuriamoci una sconfitta di queste dimensioni, che ripercussioni può avere a livello psicologico e anche nell'ambiente dopo una serie già di risultati negativi. Però credo che a livello di gioco oggi ci siano stati segnali incoraggianti, poi è normale che chi resta ottimista vede di più la prestazione, chi non ha fiducia ovviamente si appella al 4-2 e resta anche in maniera logica amareggiato per un passo falso che evidenzia ancora la fragilità di questa squadra, fragilità mentale. Enrico, prima di dare la linea allo studio per fare delle considerazioni con Andrea Costantini e Riccardo Clinco, una considerazione, domanda da parte mia. Qualcuno diceva anche, stavo parlando con qualche collega di Cesena, quando questa squadra gioca male e non vince, quando gioca bene e perde, cosa significa? Cioè, hai parlato giustamente, poi ho anticipato quello che volevo dire, squadra anche molto fragile psicologicamente, che va in vantaggio ma viene puntualmente ripresa dagli avversari. Sì, la differenza delle altre partite è che per quasi 90 minuti la squadra ha avuto un rendimento costante a livello tattico. Primo tempo però piuttosto brutto da parte del Pescara, ma almeno primi 20 minuti. È sufficiente rispetto alle altre partite, noi dobbiamo sempre vedere cosa c'è stato in passato. Poi nel quarto d'ora iniziale della ripresa il Pescara ha creato, cioè si vedevano le prime azioni di stile zemaniano, ecco, si incominciava a vedere un po' il dettato tattico, la mano dell'allenatore, però come sempre nel calcio contano i risultati e ovviamente questa sera tutti commenteranno in maniera negativa la prestazione del Manuzzi. L'ultimissima, rischia Zeman secondo te? No, secondo me assolutamente no, perché dopo la prima partita positiva sul piano tattico, credo che se la società è coerente così come lo è, rinnoverà la fiducia già rinnovata tante volte all'allenatore. Andrea. Buonasera Enrico, però è chiaro che ora la squadra è in una spirale. Buonasera Andrea. Una spirale davvero pericolosa, perché con la Ternana, e non è stata la prima volta, a un certo punto la squadra è padrona del campo, va avanti 2-0 e poi in pochi minuti di ripresa cambia tutto. A Cesena lo stesso, una squadra in vantaggio, un errore clamoroso, di nuovo in vantaggio, poi prende tre gol. È diversa la partita, è diversa la partita, scusami Andrea. Sì, è diversa la partita perché nel secondo tempo contro la Ternana non ha giocato, qui invece ha giocato fino alla fine, anche sul 3-2 ha cercato, anche se in maniera sporca, di riagguantare il risultato, però c'è stata una costanza di rendimento per gli interi 90 minuti, in crescendo, perché come diceva Paolo, il primo tempo ha cercato di giocare, di fare la partita, poi c'è stato un miglioramento progressivo nel corso della gara, almeno io l'ho vista così. Certo, però ora c'è questa spirale di negatività, perché comunque sia poi alla fine la squadra il risultato non lo porta a casa. Non è facile neanche per lo stesso Zeman, anche quando la squadra comincia a mostrare i dettami del suo gioco, venir fuori da un momento nel quale poi gira così tutto storto, talmente storto che giochi bene e perdi, giochi male e perdi, e il Pescara per l'ennesima volta prende una rimonta e non è in grado a sua volta di rimontare, con l'eccezione della gara con la Ternana. Vorrei dire che oltre sul piano tattico dovrà lavorare sulla testa, perché se questi miglioramenti a livello di prestazione non sono stati supportati dal risultato, ora deve avere la forza l'allenatore di continuare su questa scia, perché se qualcosa è migliorato sul piano del gioco, però l'aspetto mentale, l'aspetto psicologico è quello più difficile da curare, però questo tocca all'allenatore ovviamente. Assolutamente. Riccardo. Ciao Enrico. Abbiamo fatto un inizio di secondo tempo. Buonasera Riccardo. Ho usato un termine entusiasmante. Abbiamo schiacciato il Cesena in aria, non sono mai usciti, abbiamo fatto due gol, potevamo farne 4 o 5. Dopo a un certo punto il buio. È questo che mi spaventa, perché al di là della cosa psicologica, ma probabilmente ogni volta che prendiamo consapevolezza che siamo forti, abbiamo un rebound indietro e rimaniamo così, un po' sulle gambe, perché abbiamo preso effettivamente tre gol in una decina di minuti.
Sì, sì, sono stati questi due episodi dopo l'ingresso in campo di Mancini a cambiare il volto della partita. Adesso stiamo rivedendo insieme ai colleghi l'azione con la palla deviata da Brugman, c'è anche, ripeto, no, ma è fuori gioco, è fuori gioco. Anzi, non cambia nulla nel giudizio finale. Appunto, è fuori gioco, ma non cambia nulla nel giudizio complessivo della gara. Sì, questo buio degli episodi finali, perché la partita ormai sul 3-2 era finita con il Pescara in 10. Enrico, scusami, vi devo interrompere perché è arrivato Fabrizio Castori in sala stampa. Dunque dobbiamo ascoltare il tecnico del Cesena, Castori. Dire con una domanda sensata dopo una partita di questo tipo, nel senso, veramente la reazione che avete avuto nel finale è stata straordinaria, al di là di errori da una parte, dall'altra, eccetera. Penso possa essere aprire della svolta, insomma, anche per ma svolta, no? Io, a noi abbiamo fatto 11 partite, 17 punti, non è una svolta, è una partita, è la continuità di una squadra che sta crescendo, squadra che non si mai dà per vinta, che riesce a, quando riesce a dare il suo ritmo alla partita è micidiale per tutti. Gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto questo arrembaggio. Abbiamo sofferto il Pescara all'inizio del secondo tempo, perché comunque Pescara è una squadra forte che corre, quindi a mettere sotto il Pescara sul ritmo 90 minuti è impossibile. Ci siamo riusciti nel rush finale, che abbiamo ribaltato la gara, che volevamo vincere perché volevamo uscire dai bassi fondi della classifica e darci un minimo, no? Di sollievo, no? Che comunque eravamo quint'ultimi, una brutta classifica, nonostante appunto il trend è positivo. Ci siamo riusciti e siamo contenti perché comunque, come ho detto prima, il processo di crescita continua, la squadra sta giocando a un rendimento sempre più elevato che sta mantenendo, che non è, tocca un picco poi ricade, quindi questo è importante. Poi, come ho detto prima, giocare a ritmi vertiginosi come facciamo noi contro il Pescara non è facile, non è semplice. Ci siamo riusciti, però questa è la nostra forza, cerchiamo di sfruttarla. Quando andiamo così in verticale non ce n'è per nessuno. Alla fine sì, però prima abbiamo sofferto perché comunque anche Pescara corre molto. Quindi l'importante è che abbiamo dato il nostro marchio alla partita e abbiamo dato il timbro nostro. E poi, ecco, ripeto, contava vincere, l'abbiamo fatto alla grande. Ascolti, io ti devo fare i complimenti perché ieri temevi in qualche maniera dicevi mi trovo davanti a un maestro, per me Zeman è un maestro. È vero. L'hai battuto chiaro, no? In tutto e per tutto, in lungo e in largo. Ecco, avrai analizzato quel quarto d'ora all'inizio del secondo tempo. Cosa può essere successo? L'hai stravinta, complimenti su tutta la linea. Quel quarto d'ora lì... Succede che c'è anche l'avversario in campo, eh. L'avversario forte, una squadra molto forte a livello tecnico, che anche quando la palla non riesce a prenderla sono pericolosissimi. E quindi c'è anche l'avversario in campo, non giochiamo da soli. Poi questo cambiamo la Serie B, cambiamo molto equilibrato, molto livellato, lo sappiamo, no? Sì, però quello che conta è che noi poi alla fine siamo riusciti a rispostare l'equilibrio su quello che è il nostro come posso dire, cavallo di battaglia, il nostro punto di forza. Sì, sulla verticalizzazione a giocare 200 all'ora, che quando giochi in quelle velocità lì è chiaro che soffrono tutti. Ascolta, hai battuto il Brescia, hai pareggiato meritando di vincere a Frosinone. No, quei due punti a Frosinone ancora me ne rimangono qui, se devo essere sincero, però... L'abbiamo notato tutti. Aspettiamo. Anche se non ne vuoi parlare. No, hai battuto il Pescara. Sì. La domanda è questa. Voglio dire, i problemi che hai trovato quando sei arrivato sono sostanzialmente risolti o ancora vedi ancora delle aree di miglioramento? Io non è che mi faccio mai i bilanci prima che finisca il campionato, perché io sono venuto perché ero convinto che la squadra... non meritasse quella posizione classifica, convinto che potessi lavorare con un materiale, diciamo, pertinente alle mie caratteristiche, no? Perché se non ci fosse stato questo, con tutto rispetto, sarei venuto, non me l'ha ordinato il medico. Quindi ero convinto di questo e è chiaro che abbiamo cambiato radicalmente sia il modo di lavorare, sia il modo di fare le partite. Questo ci sta dando ragione, adesso stiamo facendo risultati. Però non mi va nemmeno di tracciare i bilanci perché quelli si fanno alla fine. Adesso il primo obiettivo era uscire dalla zona rossa. E oggi siamo fuori, non è che abbiamo fatto ancora molto, però siamo già a 21 punti, ne avevamo appena 4 due mesi fa, quindi 21 già cominci a respirare, no? Perlomeno vedi il girone d'andata che
ecco, giri a una quota accessibile per poterti garantire la salvezza. Poi, come ho detto prima, quello che conta per noi è che continuiamo a lavorare bene. La squadra è giovane, sono dei ragazzi che possono crescere lavorando. Io credo in loro e questo penso che sia la cosa più importante. Poi tanti discorsi del calcio non bisogna farli, anche oggi abbiamo avuto 2 infortuni, 3 sono fuori, quindi sui discorsi, come posso dire, di allargare l'obiettivo, no, secondo me commetteremo un errore, saremo dei sciocchi. Prendiamo per buono quello che stiamo facendo, poi verrà il tempo per fare altri tipi di discorsi. Sfrutto l'assist sugli infortuni, poi te ne faccio un'altra. Di Noia sembrava... si è fatto male alla caviglia, purtroppo, come si è fatto male Vita, schiavone fuori. Vita si è fortunato, adesso muscolare. Poi, vabbè, adesso dove non c'è importanza, comunque è uscito per infortunio, è uscito Di Noia per infortunio. Schiavone già fuori, Cupi sa 3 giornate, quindi è chiaro che andando avanti il bilancio comincia a essere pesante, quindi... cerchiamo di essere sempre realisti e fare il massimo quello che possiamo fare. Ok, rientriamo perché... lui come tutti gli altri, lui in area di rigore è forte quando noi ecco, rientriamo perché Paolo Renzetti tra poco penso ci dirà qualcosa, perché ci scrive: ce la dico fuori lo spogliatoio del Pescara. Allora, ora forse mi sente anche Paolo Renzetti, che si è un attimo allontanato perché probabilmente, insomma, ha avuto sentore che qualcosa sta accadendo. Paolo, ti chiedo appena possibile di rimetterti in postazione, così magari ci dici meglio, ma è evidente che i tifosi del Pescara che oggi erano in trasferta non hanno digerito, quindi non solo hanno respinto i calciatori quando i calciatori hanno provato a salutare i tifosi andati in trasferta al triplice fischio finale, ma evidentemente poi è una mia interpretazione, in attesa di sentire le parole di Paolo, magari i tifosi si sono anche avvicinati al settore della tribuna e magari lì dove c'è l'uscita degli spogliatoi. Paolo, ci dici di più rispetto a quanto c'è scritto? Allora, diciamo che non è niente diciamo di particolare, nel senso che ci sono degli agenti della Digos qui a Cesena, come è accaduto anche in altre trasferte. Diciamo che non c'è una problematica particolare, però ci sono degli agenti della Digos, della Questura di Pescara, qui allo stadio. Però non ci sono stati problemi dopo la fine della partita. I tifosi del Pescara non si sono avvicinati verso il settore di tribuna, okay. Non c'è stato niente di particolare, però è una precauzione. Considerando anche la presenza numerosa di... Esatto, motivi precauzionali, considerando anche la presenza di numerosi tifosi del Pescara, ci sono gli agenti della Digos. Non so se Enrico, possiamo un attimo riascoltarlo. Enrico, allora, non so se tu eri, stavi ascoltando anche la conferenza stampa di Castori, ma al di là di questo, se ci sono notizie dallo spogliatoio del Pescara, chi arriverà, se arriverà qualcuno e quando? Questo non lo so sulle notizie, perché stavo sentendo Castori, che giustamente ha detto: noi abbiamo usato le nostre armi a vincere la partita. Castori gioca in questa maniera e fa bene a giocare così. Poi però ho fatto anche complimenti alla Pescara, così come anche i colleghi di Sky, ho sentito Marcheggiani dallo studio che si è complimentato per la prestazione. Ecco, Paolo, vi risulta poco prima, poi ovviamente ci sia una sorta di confronto tra allenatore, presidente e direttori in questo momento, perché pare che Zeman stia tardando ad arrivare in sala stampa. No, a me non risulta tutto questo, però è un po' in ritardo rispetto ai tempi normali, Zeman. Sì, però ci può stare dopo una sconfitta. Non lo so, perché stanno, come tutte le partite, stanno parlando Leone, il presidente, Pavone, Zeman. Comunque poi lo sentiremo, vediamo cosa ci dirà il Boemo. Non credo che ci siano novità di sorta comunque. Andrea. No, ecco, ci è insomma rassicurato sul fatto che insomma non ci sono problematiche relative ai tifosi, che hanno semplicemente diciamo così rimandato al mittente il saluto della squadra dopo la fine della partita. È chiaro che aspettiamo tutti quanti di sapere cosa dirà Zeman, se verrà, come penso che verrà, in sala stampa. E poi non so se ci saranno dei tesserati che verranno lì in mix zone, perché insomma una partita del genere rischia di lasciare il segno, per quanto ben giocata per buona parte di essa. Sì, ecco,
Luigi Di Marzio sta arrivando con noi in postazione. Allora Andrea, sì, tra poco crediamo arriveranno dei tesserati del Pescara, perché non abbiamo notizie al contrarie, e invece da quello che abbiamo saputo dovrebbe arrivare tra un minuto, un paio di minuti in sala stampa Zeman per la conferenza stampa, quindi tra poco ovviamente vi restituiremo la linea perché andremo ad ascoltare insieme le parole del tecnico biancazzurro. Certo, Riccardo, forse prima ti ho interrotto quando è arrivato Castori. No, le considerazioni, io devo dirti che voglio ricominciare in maniera positiva, perché non voglio essere così negativo, perché per 20 minuti, 20-25 minuti io ho visto un grande Pescara, è il Pescara che io sogno, è il Pescara che io voglio. E prima appunto chiedevo ad Enrico che cosa può essere, e a tutti voi, questo vuoto, questo buio che si accende. Forse ragionando, la consapevolezza che stai facendo bene quasi quasi è un ritorno ad una luce che si spegne, perché io sono d'accordo con Enrico, a me la squadra non è dispiaciuta oggi, un primo tempo sufficiente, un grande avvio di ripresa, il Cesena non è mai uscito dall'area, potevamo fare 4-5 gol e chiudere la partita, poi per un paio di episodi è andato male, a quel punto un disastro, perché poi a quel punto la squadra è naufragata. Sì, l'ho detto prima Riccardo, gli episodi hanno fatto la differenza, poi se vediamo il contenuto della partita a livello di prestazione, credo che il Pescara abbia giocato molto meglio del Cesena. Castori sottolineava appunto la qualità tecnica della squadra di Zeman, il campo era anche molto pesante, quindi era difficile oggi dimostrare la tecnica in possesso dei giocatori. Ci sono stati dei segnali positivi, peccato per quell'errore grossolano di Zampano che ogni tanto si perde, lì c'è stato il momento di negatività che è stato pagato a caro prezzo, ma non per dare adesso la colpa esclusivamente a Zampano, è stato un errore che è pesato molto a livello psicologico. Nonostante tutto poi il Pescara ha cercato il terzo gol, non lo ha fatto, ha rischiato di subirne un altro, è stato bravo Fiorillo, oggi i due portieri sono stati davvero molto bravi perché ci sono state tante occasioni da gol, quindi il Pescara a centrocampo in attacco mi è sembrato positivo, dietro ovviamente le lacune continuano perché subire 15 gol in 4 partite è sinceramente eccessivo. Ho visto anche un buon rientro di Stendardo lontano dai campi di gioco e credo che Coda sia rimasto infortunato. Sì. Allora Andrea, per il momento linea allo studio. Ok, grazie a Paolo Renzetti. Stiamo aspettando ancora Zeman che insomma tarda ad arrivare, è già arrivato Castori, solitamente parlano gli allenatori che giocano in trasferta, perché magari poi c'è l'esigenza di ripartire, è vero che Cesena-Pescara non è una trasferta molto lunga, però ha parlato Castori, una conferenza piuttosto lunga, noi a un certo punto abbiamo interrotto perché abbiamo dato la priorità alle notizie che ci arrivavano da Cesena con alcuni agenti della Digos che presidiano lo spogliatoio del Pescara, ma solo per precauzione, non è accaduto nulla, Paolo ci ha precisato questo, però vediamo ancora la sedia vuota, eccola nel two box che ci propone Maurizio Dagui, siamo in attesa di Zdenek Zeman e poi tra poco ci sarà qualcuno anche al microfono di Paolo, ma chiaramente insomma non sarà neanche facile per chi verrà in Mixed Zone commentare le sorti di una partita che ha visto il Pescara padrone del campo per quasi tutta la ripresa, ma poi uscire fuori con una sconfitta, con un risultato che se uno non vede la gara dice beh, Cesena che ha vinto alla grande 4-2, quindi festival del gol, Cesena che ha preso il largo, invece fino all'80. Il Cesena era una squadra che quest'anno era tra le candidate alla retrocessione perché ha venduto tutti i suoi pezzi migliori, ha fatto la squadra negli ultimi 15 giorni di mercato, lo so perché ho avuto modo di parlare con l'allenatore precedente, il quale quest'estate mi diceva
Una squadra che non è più quella dell'anno scorso, faticheremo a salvarci perché purtroppo il valore dei giocatori è quello che poi determina la classifica. Quello che capita a noi è qualcosa che in 40 anni che seguo il calcio veramente ho difficoltà nel commentare, perché sono situazioni che un problema c'è sicuramente, ora bisogna trovare bene il problema e risolverlo, l'ho detto anche settimana scorsa, perché non c'è più tempo, non si può arrivare a Natale in una situazione di classifica così, anche perché leggendo anche e rispondendo a qualche messaggio siamo una squadra che se viene invischiata... Scusami, forse è arrivato Fulignati, mi pare sì. Sia l'estremo difensore del Cesena, non so se sì. Forse c'è una guerra di posizione in atto in mix zone, quindi insomma appena Paolo sarà pronto ascolteremo le parole di uno dei protagonisti della partita, perché è stato strepitoso in 3-4 interventi, poi non è stato perfetto in occasione del gol di Benali, però su questa vittoria del Cesena ci sono anche le mani di Fulignati, sì, nonostante sì, quel sì, mezzo assolutamente. Errore tra l'altro Benali. Ad esempio io quello che se devo fare una critica sul piano di gioco devo dire che noi Yellow non l'abbiamo mai tenuto per tutta la partita, ha fatto quello che ha voluto e quindi anche a livello tattico dobbiamo anche cercare, quando troviamo in una partita giocatori con queste caratteristiche, di cercare di tamponare, perché veramente è in parte che è stato quasi dentro in tutte le occasioni dei gol delle azioni offensive del Cesena, però è un giocatore, noi quando troviamo giocatori veloci un po' fisici ci mettono veramente in difficoltà, tra l'altro spaziava a destra, a sinistra, in mezzo, e noi a Yelov non abbiamo preso le misure. E al di là di questo la partita sono partite difficili, stavo dicendo Cesena non ha un organico pari o uguale al nostro, è nettamente un organico sulla carta inferiore, però quando poi va in campo a un certo punto della partita loro soprattutto negli ultimi 20 minuti hanno vinto la partita, e devo dire la verità che la partita loro poi l'hanno vinta anche meritatamente, perché il primo tempo hanno avuto più occasioni di noi, noi abbiamo giocato 25 minuti, fa ancora più rabbia vedere una squadra che sa giocare e non giocare così per 90 minuti, perché l'ho detto prima e mi ripeto, se questa squadra, prendiamo questa mezz'ora, diciamo la cosa buona del Pescara, riesce a replicarla per tre volte, mezz'ora, fa 90 minuti e portiamo a casa la partita. Sì, un attimo, fammi parlare con Paolo, perché se dovesse arrivare Zeman a minuti, io gli chiedo di anche lasciare la mix zone, perché con tutto il rispetto per i giocatori del Cesena, ma qui dobbiamo monitorare una situazione che è molto delicata. Quindi qualora dovesse arrivare Zeman, gli chiedo di andare in sala stampa e di chiedere a Zeman se effettivamente ha avuto un confronto, come mi sembra anche logico che sia, con il presidente Sebastiani, con i direttori Leone e Pavone, e insomma se insomma, qualcosa si può estrapolare dalle parole di Zeman circa questo confronto. Paolo, io ora non so lì com'è la situazione in mix zone, però nel momento in cui dovesse parlare Zeman ti chiedo di avvicinarti alla sala stampa, di domandare al Boemo insomma se c'è stato questo confronto con Sebastiani e con i direttori, insomma, per capirne di più su come si ha intenzione di andare avanti, no, dopo questo altro risultato negativo. Paolo. Sì, grazie. Allora riprendiamo nuovamente la linea. Diciamo subito che Andrea, la notizia è questa: non ci saranno giocatori del Pescara che rilasceranno dichiarazioni al 91esimo. Parlerà il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman, ma abbiamo qui il portiere del Cesena Fulignati a cui chiediamo di mettersi qui al centro per andare a commentare questa partita, una partita con i due portieri. Fulignati, protagonisti in questi 90 minuti, una vittoria per voi importante? No, sicuramente importante, abbiamo recuperato proprio la classifica del Pescara e quindi era l'obiettivo di questa giornata, ora ovviamente conta dare continuità ai risultati. Allora, parliamo di questo secondo tempo, perché sei stato strepitoso protagonista Fulignati, primi 10 minuti, 3 interventi clamorosi, un'ingenuità. Ci può stare, cosa del gol di Benali alla fine non se lo ricorda più nessuno, però.
Ci può stare, sarebbe sempre meglio evitarle queste cose, perché diciamo dopo anche appunto quelle tre parate era importante non prendere gol, visto che avevamo riusciti a rimanere con il risultato in parità. Però dai, l'ho detto prima, l'autocritica mi servirà sicuramente anche analizzarla col mister, però l'importante poi alla fine è aver vinto la partita in qualunque modo. Siete stati bravi a non prendere gol nei primi 20 minuti del secondo tempo, quando il Pescara vi ha messo un po' le corde, poi nel finale avete approfittato invece degli errori della formazione abruzzese. Sei d'accordo con questa lettura? Penso che il secondo tempo sia stato questo, ovviamente poi la rivedremo la partita, ma il secondo tempo è stato questo. Abbiamo sofferto tanto i primi 20 minuti, dove c'era il rischio di perdere la partita, perché andare sotto potevano fare anche più di un gol loro. Però siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, a rimanere in partita, soprattutto anche quando sono andati in vantaggio, poi sono ritornati in vantaggio, e questo penso sia una cosa che ci deve fare essere orgogliosi. L'ultima da parte mia, hai fatto, detto, tre interventi strepitosi in apertura di ripresa, credo che quella su Valzania da 10 in pagella, ci racconti quell'intervento? Io quello su Valzania non me lo ricordo. Il secondo, quello il destro, quando Benalì ha controllato il pallone e poi Valzania ha calciato. Continuo a non ricordarmelo. Vabbè, comunque fantastico. È così, l'adrenalina del match. Me ne ricordo due, ma quello no. E comunque va bene, penso che sono state tutte e tre abbastanza. Mi ricordo quello di Pettinari e l'ultimo di sempre Pettinari, forse. Sì, quello in mezzo, me ne manca. Il destro di Valzania quando Benalì ha controllato. Me ne manca una. Comunque sono state tutte e tre importanti, diciamo. Dai. Va bene, dai, l'adrenalina. Grazie a Fulignani, portiere del Cesena. Grazie anche all'ufficio stampa, a cui non avevamo chiesto autorizzazione, bisogna dirlo, per l'intervista, ma ovviamente ringraziamo per la disponibilità l'ufficio stampa del Cesena. Andrea, a te la linea in attesa di notizie qui da Cesena. Non è stato sottoposto a un plotone d'esecuzione, non ce ne voglia l'ufficio stampa del Cesena, però l'hanno portato anche davanti alle telecamere, alle nostre telecamere, insomma è stata una intervista assolutamente tranquilla. Certo, se c'è un'intervista che può avere dei risvolti con qualche tensione, ma per modo di dire, è quella un calciatore del Pescara, vista la prestazione, adesso. O meglio, vista la sconfitta, però ci ha detto Paolo Renzetti che non parlerà alcun calciatore del Pescara. Noi siamo ancora in attesa di Zdenek Zeman, perché ancora non si hanno notizie di lui in questo momento, ma ripeto, è anche normale che dopo una prestazione del genere, che è stata positiva sotto il profilo del gioco per buona parte della gara, perderla così. Paolo, che ci dici? Andrea, solo per dirti che Zeman si sta per sedere in sala stampa, quindi ecco, tra qualche istante inizierà la conferenza stampa. Allora Paolo, puoi avvicinarti anche lui, così magari gli chiedi se c'è stato un confronto tra Zeman, Sebastiani e i direttori, peraltro lo ha riferito anche Sky, quindi tra poco magari ne sapremo di più attraverso la voce di... Eccolo qui, Zeman che si sta sedendo. Allora subito... Parola a Zeman. Pronti, buonasera. Buonasera mister, intanto chiedere che cosa è successo, perché sta facendo forse il più bel secondo tempo della stagione, il Pescara, poi sono arrivati questi 4 gol che hanno davvero dell'incredibile. Perché? E i gol vengono perché si fanno errori, purtroppo noi sia sul primo gol che si vede poche volte sui campi di calcio. Abbiamo subito, poi abbiamo fatto di nuovo gol per andare in vantaggio e sul secondo penso che è autogol su palla alta, dove noi sapevamo che Cesena è pericoloso. Poi il terzo gol che ha finito praticamente la partita, perché di nuovo sbagliata uscita, abbiamo subito terzo, poi su quarto anche lì è da stranamente, da gente esperta che gioca a palla bassa su punizione, è normale che ti ripartano. L'ultima da parte mia, mister, si è avuto un confronto con il presidente e con la società al termine della partita, cosa vi siete detti? Io il presidente lo vedo ogni partita, dopo la partita, è normale che non è contento. Io ripeto, io posso essere contento per la prestazione, specialmente prestazione dell'inizio del secondo tempo, purtroppo
abbiamo fatto di nuovo troppo errori, e ripeto, errori si pagano. Buonasera mister, sente la sua panchina un po' traballare dopo questa sconfitta? Pescara che nelle ultime 7-8 partite, se non mi sbaglio, ha preso 3 o 4 punti, situazione di classifica che inizia a farsi preoccupante, la squadra è ai margini della zona play-out. Vabbè, le panchine sono fisse, non si muovono molto. Il discorso è normale, noi penso che non siamo mai andati sul piano di gioco sotto l'avversario, abbiamo fatto sempre meglio, poi purtroppo facciamo dei errori che ci costano i punti e recuperi, però io spero che questa squadra, lavorando, perché si esce solo lavorando meglio, di più, con più attenzione, si tira fuori e giocherà per qualche cosa di diverso rispetto alla retrocessione. Cosa si sente di dire ai tifosi del Pescara che questa sera al 91esimo non hanno voluto salutare la squadra? Tifoseria è abbastanza delusa, arrabbiata. Vabbè, è normale che se si perde sui nostri errori. Io capisco che se una squadra ci mette sotto e ci bombarda è giusto perdere, così mi sembra che il risultato non corrisponde a quello che è successo, ma gli errori li abbiamo fatti noi e loro di meno. Mister, buonasera, io le volevo fare la domanda sul cambio che ha fatto con Crescenzi in capo al posto di Zampano, una cosa a quale stava già pensando o dopo quell'errore gli ha fatto perdere la pazienza e ha deciso di tirarlo fuori? Grazie. No, Zampano è venuto in panchina cercando di mettere il ghiaccio sulla caviglia e poi zoppicava. Se uno zoppica è inutile che lo tenga in campo, a parte che errore era errore, ma non cambio perché uno fa un errore. Volevo fare un'altra domanda, cosa le ha detto il presidente subito dopo la partita? So che lei ha detto, io lo vedo ogni giorno e anche ogni dopo partita, insomma. Parole di rassicurazione per lei? Insomma. Vabbè, non è contento, è preoccupato. Lei tranquillo? Io da parte mia non sono preoccupato, perché se la squadra gioca così mi sta bene. Bisogna eliminare quelle sciocchezze che stiamo facendo e lì è solo questione di concentrazione e di applicazione. Posto? Grazie. Arrivederci, buonasera. Beh, insomma, queste le parole di Zeman che, insomma, francamente parla come se quasi non fosse accaduto nulla. È una sconfitta, però la squadra ha giocato bene, ha pagato tante sciocchezze, tanti errori, però che fa? Ah, non... anche un po' disarmante, ma anche un po' in linea con il modo di fare del Boemo. A stupirmi anche delle sue dichiarazioni, perché riesce sempre a non dirti niente. Presidente è preoccupato, io no, ha detto. Esatto, no, non riesce sempre a non dire nulla, perché alla fine lui non dice nulla. E, guarda, ti ripeto, non so come commentare, anche perché poi adesso sono un po' arrabbiato. E quindi preferisco... No, quello che voglio dire, per carità, poi ognuno interpreta come vuole, certamente la tranquillità sotto un certo punto di vista ostentata dall'allenatore cozza con lo stato d'animo di quasi tutti i tifosi, che sono arrabbiati, per non usare una parola che inizia per I, che è, insomma, forse un po' più scurrile, sono arrabbiati per questa prestazione, e l'allenatore che poi si siede dice: beh sì, il presidente è preoccupato, io no, se giochiamo così non siamo mai stati messi sotto, paghiamo delle sciocchezze. Però insomma non è la prima partita che va a finire così, non è la prima partita, Zeman, che il Pescara vede subire una rimonta E si perdono punti per strada che sembrano acquisiti. Quante volte a Salerno, in casa con la Virtus Entella, in parte con il Frosinone, ma anche con la Ternana, però, per stare a partite più recenti, ma anche oggi a Cesena, quante volte il Pescara sembrava essere in grado di poter vincere la partita, è andato in vantaggio, anche un vantaggio solido, magari anche giocato meglio, ha dominato l'avversario e poi alla fine addirittura ha perso. Queste cose devono far preoccupare, e non può bastare, a mio avviso, dire
anche ai tifosi, facciamo gli errori, come dire, se facciamo gli errori perdiamo le partite, allora si può andare fino alla retrocessione. Bisogna essere, ecco perché dico, anche lui dovrebbe avere, ma forse non ce l'ha, ma parliamo comunque di un allenatore di 70 anni che ha un carisma eccezionale, ma un carisma che esprime in un certo modo, però se anche Zeman non mette quella rabbia, che forse non ha lui perché non l'ha mai avuta una rabbia di un certo tipo, è difficile che poi quei giocatori che sono fragili possano assorbire mentalmente quella rabbia, e quindi poi vediamo queste prestazioni, cioè prestazioni più o meno positive che però poi si vanno a convergere tutti in una fragilità che ti porta a perdere punti e a perdere partite, e quindi questo modo di parlare di Zeman, ripeto, stona con ora la situazione di classifica, con le sconfitte e con le e con i risultati appunto collezionati dal Pescara. Sì, però si mette sempre il pallino in mano al presidente, perché potrebbe aiutarlo a presentare le dimissioni, poi magari il presidente può anche non accettarle, non è detto che uno deve obbligatoriamente accettare le dimissioni, però potrebbe anche mettere le dimissioni, rimettere il mandato e dire: io a questo punto ho fatto questo, sei contento di me presidente? Ti do le mie dimissioni. Poi il presidente può dire: no, vai avanti, oppure le accetto e cambio. Non sempre, io sono la persona che e si fanno gli errori in campo, certo che si fanno gli errori in campo, se no non si perde, okay. Però uno potrebbe anche avere, devo dire, perdono il termine, magari un passo indietro. Allora, io vi saluto perché devo andare a cambiare perché tra poco sei in onda con Riconosciamoli, ore 21, quindi grazie Riccardo. Grazie a te. Noi ci vediamo per la parte sportiva in altre circostanze, speriamo migliori. Noi facciamo una cosa, pubblicità, poi rientriamo, ci congediamo con Paolo Renzetti, vediamo le immagini salienti della... Ok, mi dicono di andare a chiudere direttamente, allora io tengo la linea e vado da Paolo Renzetti per chiudere il collegamento, poi vediamo gli highlights e non andiamo dunque in pubblicità. Paolo, possiamo chiudere? Hai altre cose che ci puoi raccontare nel frattempo? No, diciamo che stanno andando via un po' tutti qui, Andrea, dalla Mix Zone, ma dalla sala stampa, dagli spogliatoi qui dello stadio Dino Manuzzi. Non ci sono ulteriori novità, abbiamo ascoltato Zeman, ci sono state anche le nostre domande, anche dei colleghi giunti da Pescara, dunque nessuna novità. Zeman sarà regolarmente in panchina domenica nella gara Pescara-Novara. C'è stata una chiacchierata, non un confronto, chiamiamola chiacchierata, tra il presidente e l'allenatore dopo questa sconfitta, ma ha detto Zeman, il presidente è preoccupato, ma credo che un po' tutti in questo momento siano preoccupati in casa biancazzurra, soprattutto guardando la classifica e anche la fragilità psicologica, mentale di questa squadra, che non riesce a giocare per gli interi 90 minuti, e quando va in vantaggio spesso e volentieri viene ripresa dall'avversario, come è accaduto anche questa sera. E poi l'ultima nota, prima di chiudere davvero qui da Cesena, l'ultima nota della delusione, della rabbia dei tifosi che non hanno voluto salutare la squadra al 91esimo. Di tutto questo si parlerà in settimana, ne parleremo anche lunedì sera in occasione della trasmissione replay con Enrico Rocchi, che ringrazio anche Gaetano Terio per l'assistenza tecnica qui da Cesena. È tutto, linea che può tornare definitivamente allo studio. Grazie a Paolo Renzetti. Allora andiamo a chiudere con i riflessi filmati di Cesena Pescara, un Pescara che si presenta all'appuntamento con Coda al posto dello squalificato Perrotta, con l'inserimento a sorpresa di Del Sole al posto di Mancuso, con il centrocampo previsto con Carraro, Brugman e il cesenate Doc Valzania. C'è Mazzotta che torna a sinistra, prende il posto di Crescenzi che va in panchina perché a destra gioca Zampano. Nel Cesena una novità con Vita che è stato preferito a Fazzi, per il resto 4-4-1-1 con Laribi a sostegno dell'unica punta Yalov. Passa un minuto poco più e c'è subito la palla gol per il Cesena con Dalmonte, Fiorillo provvidenziale nel deviare la palla sul palo, l'assist era stato di Yalov. Il Pescara fa tanto possesso palla, ma si vede solo con questo tiro dalla distanza di Brugman disinnescato da Fulignati, che sarà il grande protagonista dei primi minuti della ripresa. Il Pescara che chiude con una buona inerzia
inerzia, almeno con una intensità crescente. Primo tempo, inizia la grande, la ripresa, Pettinari svetta, colpo di testa e miracolo di Furignetti che apre così la serie di importanti parate. Questa è la seconda del secondo tempo, tira Benarì, respinge Doncor, botta di Valzania, vola Furignetti e nega il gol dell'ex a Luca Valzania. Non è finita perché qui c'è il pallone di Carraro per Benarì, mette in mezzo Pettinari, sembra fatta ma c'è il balzo prodigioso di Furignetti, tre parate monster a inizio di ripresa. Nel frattempo si fa male Vita, entra Fazzi ma il gol è nell'aria e il Pescara lo trova meritatamente con Ahmad Benarì e stavolta con la complicità di Furignetti. Va via Zampano sulla destra, Benarì tira al volo, tiro centrale, forte ma centrale, Furignetti non blocca bene, la palla rotola alle sue spalle superando la riga di porta. Dunque il vantaggio del Pescara arriva al 17° della ripresa ed è un risultato assolutamente meritato. Pescara però autolesionista, qui c'è un infortunio intanto per Di Noia, entra al suo posto Sbrissa, come detto Pescara autolesionista, guardate cosa combina Zampano, sbaglia il controllo, arriva Yalov a tutta velocità, gli soffia il pallone, va a tu per tu con Fiorillo e lo batte agevolmente. Il pareggio del Cesena che arriva al minuto 27 della ripresa con il Pescara in totale controllo delle operazioni. Avete visto lo sguardo di Zampano che non si capacita di questo errore per il gol di Yalov, ma il Pescara torna subito in vantaggio, passano 4 minuti e c'è al 31° la rete bellissima di Pettinari sull'assist scucchiaiato da Gaston Brugman, Pettinari tenuto in gioco da Perticone, batte Furignetti in uscita. Ecco qui il movimento sbagliato da Perticone, quello corretto di Pettinari e il vantaggio del Pescara. Pescara padrone di nuovo del campo, in vantaggio, si fa male Coda, entra e debutta in stagione Guglielmo Stendardo, entra anche Moncini e Moncini cambierà la partita del Cesena che finirà alla grande. Qui c'è il gol del pareggio e un autogol di Brugman, c'era però la posizione di sospetto fuori gioco, anzi per noi non è sospetto, è fuori gioco di Moncini, l'ultimo tocco è di Brugman sul colpo di testa di Scognamiglio e dunque 2-2 all'81esimo che diventa quasi 3-2 con questa gran parata di Fiorillo su Dalmonte, ma il Pescara è in bambola, il Cesena chiude in ascesa e trova addirittura il gol del vantaggio con proprio Moncini. A 3 minuti dal 90esimo, Moncini in spaccata segna il gol del 3-2. Il Pescara perde la testa, rischia Mazzotta che prende un giallo in un'azione che qui non è contemplata. Viene espulso invece Valzania per un brutto intervento a centrocampo. Pescara in 10 e che al 5° minuto di recupero becca anche il 4-2 di rimessa. Segna anche Isaac Doncor, l'ex barese scuola Inter, la chiude lui ed è un punteggio che non lascia scampo al Pescara. Cesena 4, Pescara 2 e Pescara agganciato in classifica proprio dal Cesena a quota 21 punti. È iniziato ormai da oltre 20 minuti l'ultimo anticipo di questa 18esima giornata, 0-0 al picco al momento tra Spezia e Foggia. In Serie C è iniziato anche l'anticipo del girone B a Bergamo tra Albino Leffe e San Benedettese, si gioca da 5 minuti, il parziale è di 0-0. Noi chiudiamo con diretta stadio, ci ritroveremo domenica pomeriggio con lo spazio tutto per la Serie D e poi chiaramente domenica sera con l'Abruzzo del pallone. Noi chiudiamo qui dunque questa edizione particolare di diretta stadio, grazie a Maurizio Daguì in regia, tra poco riconosciamoli sempre con Riccardo Clinco, buona serata. I nostri sogni nelle vetrine in vendita, siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai, siamo
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.